E quello che state ascoltando è Fambo! E sarà una puntata difficile, difficilissima. Difficilissima. Dov'è la maschera? Perché la maschera il tempio maledetto di Indiana Jones ci fa un baffo. Perché? Perché potreste o finire la saga oggi, morendo tutti. Oppure essere furbi, non fare nulla, l'arca dell'alleanza libera i droni, i mostri e siamo a posto. Ma poi siamo inutili come lui in quel film. Fa niente, però siamo vivi. Ah, ok. Potreste essere vivi, non è neanche detto che voi siate vivi in realtà, quindi badate a ciò che state per fare. E quello che state ascoltando è appunto Fumble, che questa sera continua a giocare alle Leggende dei Cinque Anelli, quarta edizione. La quinta edizione è in arrivo in tempi brevissimi, l'abbiamo giocata settimana scorsa. Lo starter bella, set bella. Bellissimo, bellissimi dadi custom, come sapete io poi sono un fanatico dei dadi custom e sono molto contento di tutto ciò. Ma c'è gente che sta facendo le schede mentre ci ascolta. Grandi. Apprezziamo molto. Perfetto. Bravi. Apprezziamo molto. Se Perfetto. Vi piace Fumble e volete darci una mano a proseguire e a diventare sempre più fighi, fate una donazione a QWERTY, che è il network di cui Fumble fa parte, insieme anche agli altri giochi del nostro circolo molto ristretto. Per cui SideQuest, epoca come quel gioco intellettuale. E se avete già fatto una donazione e volete fare qualcos'altro per Fumble, potreste andare su Facebook e condividere il video, andare su YouTube, condividere sì, il video. Io lo faccio. Condividere il podcast su iTunes, su Spreaker, attraverso tutti i canali, mandando anche il link su Telegram ai vostri amici se ne avete. È la strada per diventare stalker, ma va bene così. Claudio non lo dirà mai. Perché ma se non vedo... usate Telegram, avete WhatsApp, mandatelo anche su WhatsApp ai vostri amici. Perché non vedo non le ho detto mille niente. Notifiche di Claudio Serena? Che perché così posso... sto ancora parlando. Ah, mentre voi fate il riassunto, io manderò le mille notifiche di Claudio Serena. Prego. Ma come si fa a essere più fighi di così? Si fa riassunto, vai. Ah, bene, la scorsa volta... La scorsa volta io però non c'ero. Tanto quando... la scorsa volta è stato un flashback, quindi okay. Non hai bisogno di sapere cosa è successo. La volta ancora prima. Eh sì, è più che altro quello. Abbiate pazienza. Noi abbiamo effettuato un rituale molto pericoloso, perché si trattava sostanzialmente di liberare il corpo di Xiang, o meglio, quello che rimaneva del corpo di Xiang, dopo un furibondo combattimento. Dovevamo liberarlo da... Ma piantato come un chiodo, Ida, però vabbè. C'è stato un furibondo combattimento. lascia quella frase ai posteri. Okay. Lo abbiamo liberato da un'entità malvagia. Quello, l'oscurità strisciante. L'oscurità strisciante che lo aveva posseduto. Per farlo abbiamo passato una notte insonne dentro una grotta, facendo rituali, propiziando ciò che sarebbe successo al mattino e facendo i veggenti. Fino a che appunto ce l'abbiamo fatta e siamo partiti per il tempio. Il tempio del veleno. Del veleno. Non è il una trappola. Del però anch'io da Simone non mi sarei fidato. Bernardi alla lavagna. Non mi fidavo nemmeno del suggerimento. Ma sei stato ferito in passato, lo so. Non sono ancora in modalità e wow. Dove, fra l'altro, abbiamo deciso di appostarci per controllare la situazione. Se non sbaglio, avevamo agito strategicamente, andando avanti in due, se non sbaglio, a guardare la situazione, mentre gli altri rimanevano retroguardie, nascosti. Siamo andati, se non sbaglio, avanti io e la mantide. No, tu sei con me? Io ero con Kitsune sulla collina, perché okay. Così, ah, perché tu hai l'arco, poi, okay. Così se vi rincorreva qualcuno lo smitragliavo. Kakita sta venendo. Kakita. Esattamente. E complimenti a Stefano che ha azzeccato la citazione. Kakita è Musashi Miyamoto, che andava in giro con una spada di bambù a uccidere persone con un colpo solo. Ah, però. Tac. Bravo. Io invece sono stato tirato giù da un pugno solo di Xiang, che lo faceva anche in tre, comunque. In realtà in più di uno siete stati tirati giù da un colpo solo. Io ho visto solo quello, poi sì. Basta. Sì, proprio il primo round, sì, prima il primo azione. Round una sì. Cosa beh, importante oddio. Che tu non c'eri l'altra volta, che si è scoperto che è diventato... infatti, cos'è successo l'altra volta? Si è scoperto che allora uno dei libri più famosi su sì. Rokugan sì. È il Signore dei Cinque Anelli.
È formato da tre libri, La compagnia dei cinque anelli. I due anelli perché la fantasia e il ritorno dell'imperatore è bello, ci sta. Tu l'hai chiamate le due geishe, solo gli Shugenja. Solo gli Shugenja l'hanno letto perché è lunghissimo. Hai letto le due geishe? Sono 70 pergamene che descrivono solo una cascata. Le due geishe è la versione erotica, la versione metallica di Rokugan. Nelle bancarelle di Rokugan. E per cui gente viene impiccata, ovviamente, cos'è? Perché immagino che... Lo Hobbit cos'è diventato? Il Silmarillion cos'è diventato? Comunque lo Hobbit è il K. Ah, ok. È il K. Perché? No, è successo che abbiamo scoperto chi ha fatto iniziare tutta la cosa brutta del Maotsukai. Però la Madonna, come il gioco. Chi ha fatto iniziare la cosa? Cosa vuol dire? È noi, praticamente. I nostri antenati. Noi. Cioè, i nostri nonni cosa hanno fatto? Erano stati presi per fare una missione. Spoiler! Della settimana scorsa. Vi farò un cenno con la mano quando finisco lo spoiler. Mettete pausa, andatevene, non potete... Non mettete in pausa, ascoltate. No, andate ad ascoltarvi dopo questa diretta la puntata precedente. Spoiler. Il tatuaggio, quello super del male che fa confluire il Jigoku e i Maotsukai della morte all'interno del tizio, gliel'ha fatto il nonno di Xiang. Che non lo giocavo io però, eh. E questo tatuaggio chi ce l'ha? Era un tatuaggio che hanno rubato agli scorpioni. Oltre alla spada di Hattori Hanzo. Hanno rubato questo serpente. Ha convinto il nonno a dire: ma questo tatuaggio è sicuramente super segreto. So che tu sei un artista e ti piace fare le cose super segrete. Fammelo sulla schiena. Ok, se muori cazzi tuoi. Lui gliel'ha fatto, più o meno è andata così, no? Gliel'ha fatto purtroppo il tiro di dado che ha fatto il nostro ospite, gliel'ha fatto bene. Ed era tutto un ricordo di Maotsukai, comunque erano i vari nonni dei nostri personaggi. Fine spoiler. Ora, potete ripremere play, ma non lo sapete perché avete messo pausa. Quindi... Mentre Ryuk e Kakita si stanno avvicinando al villaggio che c'è intorno, alla città che c'è intorno al Tempio del Veleno. Eravamo sempre rimasti col piano di trovare qualcuno che... No, adesso c'è il contatto di Ida. Esatto, la spia Akane, che dovrebbe lavorare all'interno della città. E Ida, in ogni caso, stava tenendo d'occhio l'orizzonte per vedere quando uno di quei seguaci del Maotsukai sarebbe passato a rinforzare la barriera per prenderlo. Ok, botta in testa. Diminuire la potenza della barriera. O annullarla del tutto, perché non so l'effetto. Cioè... Boh. Ah, ok. Perché non sapete? Sta di fatto che... Perché non mi date mai il tempo di scoprirlo, è sempre andiamo dritti. Mentre il nostro gruppetto si sta avvicinando alla città, Ryuk, che è uno Shugenja, si trova costretto a passare, se non attraverso, almeno vicino a quell'enorme cratere dove parecchi anni fa, qualche migliaio di anni fa, è stato aperto un portale per Jigoku, l'inferno. Ah, ok. Uno dei tanti, in realtà, però. Mm. Però questo era il più grosso, da cui è uscita l'intero Tempio del Veleno, che è stato messo lì dagli Oni. Ok. Sembra l'inizio di una serie dei Cavalieri dello Zodiaco. Che non è stato costruito da nessuno, questo tempio. Il tempio è probabilmente stato costruito da qualcuno. Nel Jigoku... Ma è uscito da questo cratere. Che poi le pareti erano di osso, tipo. Facce. Sì, sono le facce pietrificate all'interno. Fuori sono fatte di ossa di qualche cosa molto grosse. Di un Oni gigante avevamo scoperto. Tipo Leviatano. Le colonne sono fatte di ossidiana, insomma, le ha tutte. Un tarroni. Giuda, ma non dovremmo mica entrare qua dentro. Il designer demoniaco non ha bastato un tarrasconi. In più, è il castello di Grayskull. Ryuk nota un'altra cosa. Ok. Passando vicino a questo gigantesco cratere, in maniera simile a come hai percepito al palazzo di Daigotsu Jin, non senti la presenza dei kami, almeno non di tutti i kami. I kami del fuoco sono quasi inesistenti. E in più notate tutti, anche quelli che stanno lontano, una cosa.
Dai Gozzo vi ha mandato qua dicendo: ah, il clan sta mettendo insieme un esercito per attaccarci, ci vogliono fare fuori, e voi di tutto questo esercito non vedete assolutamente nulla. La città si vede che non è deserta, ma è poco abitata. Vabbè, ci aveva detto che stavo accumulando un esercito, non proprio qua, o mi ricordo male. Non ha detto proprio qua, ma l'aveva lasciato intuire pesantemente. Cioè, non ha detto l'esercito è lì, però mentre parlava del luogo parlava anche dell'esercito. Quindi potrebbe anche non essere, ma... Ok, è un 2 più 2. Da come ve l'ha raccontato vi sembrava di aver capito questo. Sì, esatto. Una dei Gami dice che da qualche parte comunque c'è Lady Isabel che sta morendo. Assolutamente sì. No, in realtà è che l'esercito è entrato un attimo nel tempio per fare uno spuntino. È finito tutto nelle pareti. No, più che altro l'esercito vuol dire che... Il tempio ha fatto uno spuntino con l'esercito. Io ero con Idano, no, con te. Sì. Wow-san. Ah? Non c'è nessuna traccia, doveva esserci un esercito qui, ci avevano avvisato i negozi, giusto? Sì, si stavano raccogliendo, c'era una specie di guerra tra clan. Non c'è niente qui. Volevo dire solo due cose. La volpe ne è certa. Una, che sono da qualche altra parte. Il che vuol dire che sono in movimento fuori dalla loro casa base e quindi stanno per fare casino. E il loro casino è brutto per noi. Beh, non è detto, nel casino si fa tante cose. Chiedo a Kakita cosa ne pensa. Oppure Dai Gotsu non ha... ci ha mentito e siamo venuti in una trappola. Posso fare un tiro? Dimmi tu di cose. Io pensavo di tentazione per quando ero passato dal giardino di Giada, perché comunque di lì c'ero passato per sapere, per prendere la Giada, togliere un pezzo del muro, un pezzo del muro col consenso di una guardia, col raggiro di una guardia, ma va bene, io ho chiesto a lui qual era il miglior mattone da togliere perché il muro non ne risentisse, per chiedere a quel punto, comunque nel giorno, nei giorni che sono rimasto lì, quali erano le ultime notizie sul territorio di Ciuda. E quindi fare un tiro di tentazione per dire, dai, dimmi tutto quello che sai. Ma più che di tentazione... Qui non è proprio investigare, perché non è, qui era proprio, ho cercato di prendermi gli amici, magari portando qualche liquore, perché so che lì nei territori già dall'esterno inizia a essere, dove è difficile che abbiano... Courtier. Queste... Che cortigiano, qua sono andato proprio basso. No, sì, dai, vai di tentazione. Perché sincerità non mi sembra. No. Di tentazione. 9, 7. No, che 3. 18, 25, 30, 33. No. Non lo condividere. 8, 5, 6, 7, mi manca un dado da tirare. 36. Quello che ti hanno raccontato erano le stesse cose che sanno Kitsune e gli altri, e che gli hai sentito dire adesso. Sembrava che i Ciuda stessero raccogliendo un grosso esercito per muoversi contro la famiglia Daigotsu, con cui, pur essendo vassalli, non sono mai stati al 100% d'accordo su come comportarsi. Anche perché i Ciuda hanno cambiato, cambiano fazione più che Silas di Hiro. Domanda: queste informazioni vengono da fonti esterne o dagli scout del granchio? Un po' e un po'. Solo scout cosa posso sapere? Perché le fonti esterne tutti raccontano che gli pare e possono essere falsate. Gli scout sono relativamente sicuro che diranno. Gli scout hanno comunque visto che i Ciuda stavano raccogliendo un esercito, non sapevano in che direzione si sarebbe mosso. Ok, quindi un esercito l'hanno visto. Sì, quindi probabilmente sono in movimento da qualche parte. Comunque qualche io parte. Sto chiedendo cosa e questo ti informo. Kakita. So che la famiglia della gru conosce bene la strategia militare.
Se qua ci fosse un esercito, perché adesso non lo stiamo vedendo? La migliore strategia che un guerriero debole come Ichuda può mettere in campo è quella di raggirare il proprio avversario, metterlo alle strette e aspettare che faccia la mossa sbagliata. Quindi dovrebbero essersi già mossi? O essersi nascosti? Probabilmente si sono mossi in una posizione in cui il loro numero sembri molto più alto di quanto siano in realtà, in modo da mettere in soggezione i propri avversari, chiunque essi siano. Non abbiamo però incontrato nessun esercito mentre venivamo verso nord. E c'è un solo valico per passare questi territori? Vorremmo chiedere a Ida, è lui l'esperto di terre d'ombra. Io purtroppo è la prima volta che ci vengo e spero che sia anche l'ultima. Se questo esercito non fosse ancora stato formato o non esistesse ancora, a cosa attribuiresti le parole che ci sono state dette e le informazioni che ci sono state date? Beh, Daigotsu, la famiglia Daigotsu ha una fama notevole nelle corti di Rokugan. Sono tra i cortigiani migliori e con le parole sono probabilmente ancora più subdoli di quanto non lo siano gli scorpioni o nei loro momenti peggiori le gru. Quindi potremmo aver male interpretato le loro parole? No, 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 noi abbiamo interpretato perfettamente quello che ci è stato detto e che quello che ci è stato detto non era la verità. Perché si sono fermati? Ci stiamo fermando? In che senso? Faccio un cenno verso Kakita. Ah, voi ci siete fermati a metà collina a parlare. Stavamo parlando. No, ma difatti, ma allora sì, hai ragione. Cioè, perché si sono fermati? Ci stiamo fermando? Cioè, faccio un cenno con la mano. No. Fare cenni con la mano. No. Più stealth. Ah, ok. Scusa, sei rimasto indietro per non farmi vedere. Ehi! Gli faccio tipo un gesto di da posto. Io sto facendo così proprio da lontano. E per tua fortuna lo conosci da poco tempo. Cammino un po' lì in giro facendo finta di niente, tipo guardando il cielo e fischiettando. Beh, ok, da un certo punto in poi inizio a camminare con furtività. Seguo Kakita, che probabilmente conosce quantomeno un pochettino di come ci si muove in vedi battaglia. Che Kakita non fa assolutamente nulla per cercare di nascondersi. Ah, se ne va. Va a testa abbastanza alta, sapendo di essere un obiettivo poco appetibile per chiunque, perché sembra un tizio sporco con una spada di bambù. Abbiamo anche la scusa pronta. C'eravamo preparati cosa dire. È vero, ora ricordo. La veste è stracciata, abbiamo bisogno della sarta. Sì. Cerchiamo una tizia di nome Cane che sappiamo essere a Cane, esatto. Bene. Stanno andando, che facciamo? Li seguiamo? A questo punto, per non dare nell'occhio, non faccio niente. Perché dobbiamo andarci a mettere in mezzo ai serpenti? Cade la copertura. Ok, spero che scappino di qui se avranno problemi. Che cani certo, mancano? Il fuoco, hai detto. Fuoco. E mancano completamente. Non è come in altri luoghi dove ti sei trovato, dove erano deboli, ma comunque in parte si riuscivano a percepire. Pare che qua siano stati consumati di recente. E che non abbiano quindi avuto modo di rigenerarsi. Ok. E non c'è nessuno nell'area. C'è a un mezzo chilometro abbondante la città. E poi il tempio è dentro la città? Il tempio è di fianco alla città, diciamo. Noi stiamo andando non comunque verso la città, giusto? Sì. L'idea era di fare una ricognizione in città, trovare notizie fresche della città, capire che cosa sta succedendo, capire se ci sono movimenti che si possono sfruttare e tornare indietro per ricongiungervi con gli altri. Il contatto era di? Ida. Scusa, ma Kakita ha ancora la spada o l'abbiamo lasciata loro? Ha la spada di bambù. Non quella di ossidiana. No, quella di ossidiana è rimasta... Ce l'ha Kuseki. A quelli che sono ancora più dietro. Va bene. Sono Kuseki e Ida. Non ce l'avevo io. L'avevo già ceduta? No, ce l'avevo io. Ma noi siamo in movimento. Prima di arrivare alla città... No, è perché sapevo chi... Poi faccio... Cioè, abbiamo praticamente tre campi. Cioè, abbiamo il campo base dove ci sono Ida e Kuseki. Poi ci siamo noi che ci siamo tenuti seguendo loro a distanza. Kuseki non si era ancora ripreso. No, ma l'hanno tenuta lì. Mentre a me la spada non pesava un tubo a livello
ok, de peso spirituale. E allora ho detto di tenerla io, così a Kuseki si riprendeva nel frattempo. Volevo dirti che quando sarò in un punto poco visibile, che ne so, trovo un masso, qualsiasi altra cosa, prima di arrivare alla città io effettuerò il rituale del Benten's Touch. Anche se qua i kami sono molto deboli, però questo è quello dell'aria. Quindi suppongo che se siamo vivi stiamo respirando qualcosa. Sì. Quindi sostanzialmente mi do più 1 K1 ai social. Visto che andiamo in una città dove non conosciamo nessuno e stiamo andando pure a mentire. Ok. Quindi. Va bene. Fai. Vado. Perché vi state avvicinando e siete a poca distanza. È sempre aria, quindi 6 K3. Anzi no, adesso sono a 4. Ah, rank 3, quindi sarebbe 7K4. Ah sì, perché sono passato. Fra l'altro dovrei essere già anche passato di qui. Quello è un 10. 1, 2, 3 e 4. E ritira l'1. Ok, ho fatto tanto, abbastanza. Direi che hai lanciato tanto, sì. E adesso che potessi prenderti anche qualche raise, visto che ce l'hai già tolto il tiro. Vabbè, comunque più 1 K1 va bene. Arrivati alle porte della città, noti che non ci sono guardie a chiedervi chi siate. Le porte sono aperte e all'interno della città effettivamente non vedete uomini che girino per le strade. Sono rimasti i vecchi, i bambini, le donne. Non è una città fantasma, è una città in guerra. Le cui forze principali sono in guerra da qualche parte, non qui. Sono tutti camuffati da vecchi e bambini. Io semplicemente non sono tutti come te, brutta vecchia. Io questo lo sta pensando Kitsune dietro. Io ovviamente facendo finta di non sapere nulla. Un tuono. Chiedo qualcuno dicendo semplicemente. No, questo è un brutto presagio. Un brutto presagio. Ma che brutto presagio. Buon hai mai sentito un tuono così? Buon uomo, siamo due umili viaggiatori. Come mai non ci sono uomini in questa città? Che cosa è successo in questa città? Cioè faccio proprio lo gnorri. Terrebomba. Sì. No, vabbè, ma non è molto gnorri. Sono persone. Ma sono persone, giusto? Sì, sì. Cioè, quindi io sono un viaggiatore e non capisco perché non vedo nessuno. Sta... Il brutto itinerario che hai preso. Vabbè. No, voglio sapere. Magari sì, dove è l'esercito. Il nostro signore ha portato via tutti i giovani abbastanza in forma per prestare servizio. Anche qua. C'è forse una guerra da queste parti? C'è sempre una guerra, no? È sempre vero questa cosa. Se non è una guerra tra famiglie, è una guerra tra clan. Se non è una guerra tra clan, è una guerra con i mostri. Qualcosa c'è sempre pronto a ucciderci. Povere persone. E dove sono andate adesso? Dov'è questa guerra? Beh, a est, ovvio. Capisco. Il clan del Granchio ha deciso nuovamente di cercare di estirpare il clan del Ragno. Mappami. Dov'è qua la mappa? Nel manuale. Una guerra con i granchi può essere molto pericolosa. I granchi sono dei guerrieri estremamente forti. Ah, quindi est. Spero che mio figlio torni presto a casa. Non saranno andati verso il muro, spero. Beh, sì. I granchi si trovano al di là del muro, quindi noi dobbiamo difenderci prima che oltrepassino questo luogo. Quindi loro stanno attaccando le vostre terre? Come ogni generazione. Ma mi sta perculando o mi sembra sincero così a occhio? Fai un tiro di sincerità. Eh sì, anche perché sennò devo usare un altro incantesimo ancora. Sincerity, lo consideri un sociale? È un sociale. Bene, prendiamo più 1 K1. Ora tiro questi dadi e ne tengo addirittura 5. Non è andata bene, ma per fortuna ne tengo 5. Ok.
4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. La password della mia valigetta. Non ho neanche contato. Ti sembra estremamente sincero. Ok. Vabbè, questo è quello che sa lui. Magari è sbagliato. Però lui ti sta sincero. Dicendo la verità per quel che ne sa. Beh, vabbè, ok. Gli dico, gli chiediamo di questa. Com'è che si chiamava? Tacane. Cerchiamo una sarta. Bello però. Ah, sì. Cane. Seguiteli. Guarda, Cachito, come c'è davvero sta qua? Io pensavo che non esistesse. Vabbè, lo seguo. Il vecchietto vi porta qualche strada più in là, non molte in realtà, anche perché la città intorno al Tempio del Verone non è una metropoli particolarmente grande. Ma i palazzi che vediamo noi da fuori? Sì. Come sono? Sono alla Last of Us? No, sono i palazzi di una città abitata. Ok, quindi a parte qualche magari facciata, c'è manutenzione, c'è... Sì. Se non fosse nelle terre d'ombra, non la degneresti più di una città normale. Ah, okay. Ma è come quella che avete visto intorno al palazzo di Daigotsu, arrivando, c'erano dei villaggi. Erano dei villaggi normali che avreste trovato anche nel resto di Roma. Ah, ok. Cioè, è la che tengono i palazzi. Che... Non è Silent Hill. Okay. No, è solo il tempio che è fatto così. Il resto è una città normale. Me lo immagini vedendo precipo le case, è solo dove dobbiamo andare noi che è così. Esatto, il resto è pieno di spa frozen yogurt famosi. Okay. Frozen yogurt. Quindi, di Rokugan. Questo il vecchietto vi porta davanti alla casa di questa Akane. Ok, quindi esiste. Oh, perfetto. E da dentro sentite una voce cantare, una voce femminile. Non è particolarmente intonata, ma... Però... È una persona tranquilla. Con i tempi che corrono, esatto. Può andare bene. Okay. È comunque una voce di una persona tranquilla che sta facendo il suo lavoro. Vabbè, a questo punto ci ha accompagnato fin qua, io busso. Se no, sembriamo anche un po' sospetti. Grazie, vada pure. Spero che il mio giovane... figliolo torni presto in forma. Passate di nuovo a trovarmi se... Non è un samurai questo, vero? No. È un cittadino qualunque. Però i samurai in genere prendono i cittadini villaggianti comuni. E probabilmente danno, anche zoppo. Danno, sì, probabilmente anche zoppo. Gli danno un'arma non troppo costosa in mano e gli dicono vai a morire per me. Ah sì? E loro lo fanno. Anche perché se si rifiutano e ammazzano, se no muoiono lì lo stesso. Muoiono per lui lì. Quindi non c'è molta scelta. Bene, quindi busso. Avanti. Apri. Scorri la porta. Se ne vuoi fare la Homer Simpson che passi attraverso la parete di carta. E la casa in realtà... Una stanza un po' grande, vedi che alle pareti sono appesi diversi pezzi di tessuto, ci sono dei fili, è il negozio di una sarta alla fine. Funge anche da casa sua, ma è il tipico negozio da sarta. Al centro c'è una ragazza, effettivamente un po' dei lineamenti ti ricorda alcuni dei granchi che hai visto quando siete stati al palazzo di Ida. Però è un po' più magra, un po' più consumata, un po' più pallida anche. Stare a vivere nelle terre d'ombra sta consumando anche lei. Akane-san, grazie di averci ospitato nella vostra casa, immagino. Ci conosciamo? Non credo. Io sono Isawa. Il mio compagno Takita. Siamo in viaggio. Cosa fanno due nobili samurai di entrambe stirpe così ricca e lunga in un posto del genere? Guardo Kakita. Kakita sta guardando fuori dalla porta per assicurarsi che non si avvicini qualcuno di non voluto. È lui che ci ha parlato di Akane, giusto?
Quindi io potrei in teoria fare il suo nome. Se questa è davvero che un lui... cane. Qualche metafora. Tattica geniale. Senti, ma tu sei un'amica di Ida, quello... Ma no, ma vai, al parco, giù, ma vai sulla cosa da film giapponese di arti marziali anni 60, tipo con le frasi quelle fattissime. Tipo? No, sai, le frasi anche un po' mezzo mafioso. Mangiato granchio. Cosa cagata del genere. Ma va. Fai il granchio sta bollendo. Sì, che poi il granchio sta bollendo. Di voi è un nostro comune amico. Voi conoscete... Che questo sembra più che hai ammazzato. No, perché fai il granchio sta bollendo, il petalo del loto non bolle mai. Ida Kakunoshi. Andrebbe bene a Feng Shui. Esatto, proprio tipo Kung Fury. So che la famiglia Ida è una famiglia del granchio. Questo lo sanno in molti. Ma questo particolare samurai lo conoscete? Sono solo una povera sarta che cerca di fare il suo mestiere in un paese in cui gli uomini sono stati tutti presi. Non ho a che fare con samurai normalmente, voi siete i primi che vedo da parecchio tempo. È possibile allora che la vostra fama sia arrivata fino alle orecchie del nostro compagno Ida? Se bene. Così fosse, sarei molto contenta che una piccola sarta sia conosciuta addirittura nelle corti di Rokugan. Cosa può fare questa sarta per voi? Come vedete, le nostre vesti hanno bisogno di qualche rammendo, se voi foste disponibili. Sì. Vi costerà 4 ciotole di riso. Non preferite forse dei Goku? Purtroppo noi siamo viaggiatori, abbiamo poco cibo con noi, come potete immaginare. Accetterò un Goku allora come pagamento. Dici, se lo offrite. Nego io il rammendo più caro della storia della stilista. Ma che rammendo? Quello fai gli fa euro, l'armadio. È purtroppo solo uno Swarovski. Tenga. Ma vabbè. Sembra scena. Ma non danno peso. Sembra la scena di Bars. Ma io non 5 dollari da donare ai poveri. Oh, viaggio solo con bancolotti. Ma questi sono un po' dei poveracci. Ma poi questo, secondo me, nasconde qualcosa. Cominciamo a darle un coco. Vediamo come reagisce. Se davvero è brava a rammendare. Che se non è a cane. No, dai, però. Aspetta, no, questo qua è perché tu, Lorenzo. Quindi mi sento il dovere di intervenire a questa cosa. Perché Isawa lo sa. Un coco sono un fottio di soldi. Sono 60 ciotole di riso. Vabbè, ho capito, ma io quanti coco. Ci mangiano 3 mesi, 2 persone. Ne avrai 2-3 al massimo. Per il ciclo americano in vacanza. È come primo livello di D&D pagare 100 monete d'oro o qualcosa. Ma io non ho le 4 ciotole di riso. Mozambico. No. Non ho le 4 ciotole di riso. E allora andiamo per 100.000 euro. Ma un samurai non bada a queste sciocchezze. Vabbè, no, ma io dicevo, se tu lo sapevi. Ma se voglio entrare in un'altra casa, spacco tutto e mi prendo 10 koku. Se ne ho bisogno, sono un samurai, se ho bisogno li prendo. Non li trovi 10 koku? Non qui. Se devi fare. Cosa me ne frega? Alla videogioco devi prendere tutti i quadri mobili in casa e venderli. Mi ricordo molto la scena di una mia campagna dove io avevo appena dato un tesoro e sono andati nella cittadina più povera a spendere tutto. Il PIL ha fatto boom! E qui uguale. Ah, bravo, lo chiedevo. No, la mia era solo per se volevo sapere se Lorenzo sapeva quanto voleva un coco. Poi ne puoi dare anche 4 se vuoi. Non ho le ho 2 ciotole di riso. Hai 2 ciotole di riso? No. Quindi sono una persona disonesta. Fai, o sono un samurai. Siamo, tu fai... Vai nella locanda e gli fai vedere i wakizashi e te le danno 2 ciotole di riso. Fai
quello che senti giusto. Scusate, ma stiamo mangiando. Gianni ha portato. Voglio vedere la reazione di questa ragazza. Droga, grazie, ok, vai, 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 vai. Se lui mi ha detto che questa qua la conosce, non voglio la giustificazione. Era solo per capire se tu sapevi. Se tu sapevi il vero valore di un Kogu. Perché io ti ho detto che c'è una nostra spia. E questa spia è la sarta a cane. Oh. E tra l'altro, visto che ormai ci siamo, siamo fuori dalla cosa. Quindi, se per me la scusa per parlare con lei e buttare la cosa di Ida era delle vesti rammendate. Non prima conosciamo Ida. Oh, ci rammendi le vesti. Esatto. Ma non ci siamo, vai. Ma se io le ho detto di rammendarci le vesti, le ho detto, ci puoi rammendare le vesti visto che sei brava? Poi se le do un Goku, cazzo capirà che siamo, abbiamo fatto il suo nome, gli abbiamo detto delle vesti, gli ho dato dei soldi. Io, viaggiatori io sto già normali pensando a tre scenari diversi. Le ho fatto capire che non siamo quello che abbiamo detto di essere. Allora, io ti in maniera gentile. Io ti dico la verità. Praticamente. Sei entrato dentro e quando gli ho detto Ida ho fatto questa, mi vogliono ammazzare perché Ida ha fatto il mio nome. Poi ora mi vogliono comprare. Penserà quello che vuole. Sì, sì, no, giustissimo. Vai, vai. Lei accetta il Goku e ti dice: mi serviranno le vostre vesti. Potete prendere quelle per vestirvi mentre vi rammendo le vostre. Potete cambiarvi dietro a quel paravento. Vi ringraziamo e andiamo a cambiarci. Prima io e poi Kakita, perché non siamo omosessuali. Kakita ti si avvicina però prima che tu vada a cambiarti ti dice: ma sei sicuro di quello che stiamo facendo? Qual è il tuo piano? La prima cosa che abbiamo fatto è fare il nome di Ida. Beh, lei è una spia, giusto? Se lei è una spia di Ida, finire a chiedere se lei è una spia di Ida è il metodo peggiore per convincerla a parlare. Non abbiamo nulla. Ma non gliel'abbiamo chiesto. L'abbiamo chiesto di rammendarci delle vesti. Beh, io vedo la conversazione come un fluido discorso. Io capisco che tu sia stato nella foresta parecchi anni da solo e che tu non sia più abituato a parlare con le persone. Ma temo che le cose possano sfuggirci di mano. Stai attento a quello che diciamo da adesso. Probabilmente c'hai già una balestra puntata. Mentre io parlavo con Akane, tu guardavi fuori dalla finestra. La prossima volta intervieni se hai qualcosa di meglio da dire. Tuttavia, credo che la ragazza non sia stupida e abbia capito che noi non siamo due viaggiatori qualsiasi. Sì, il problema è se ha capito che noi siamo due che la vogliono morta. Giusto, lascia la tua katana appoggiata per farle capire che non abbiamo intenzioni belligeranti. Ok, tu togliti allora il wakizashi. Quanto era grande la stanza dove servire? Stanno? Quanto è grande la stanza dove stanno chiacchierando? Lei sta sentendo tutto? No, stanno parlando. Ah, ok. Meno male. Prima di entrare qua dentro, nobile Akane, Akane-san, ritenete forse che dovremmo lasciare le nostre armi poggiate qui? In segno di pace? Non è il palazzo di un lord, quindi se volete posare le armi perché siate più comodi, sarà un gesto educato da parte vostra. Come funziona? E qui è molto importante, Whispering Wind. Io ti chiedo una cosa. Lei può rispondere. Devi leggere una pergamena comunque. E io so se lei dice il vero. Ok, perfetto, vado dietro. Okay. Gli dico: Kakita, aspettatemi qui con la katana sottovoce. Vado dietro e lancio l'incantesimo. Nel frattempo io gli dico a Isawa, sei wow. Chissà cosa stanno facendo. Certo che gli sarebbe stata comodo questa. E gli faccio leggere. Fatta gli sarebbe vai viva l'italiano. Così lui ha la scusa che sta aspettando. Kitsune sei incartato. Sì, mi sono incartato. E comunque ha la katana con sé. Io tolgo la katana, faccio vedere che vado solo a vestirmi e dietro il paravento lancio l'incantesimo. Okay, vi faccio vedere la pergamena di lettura del pensiero. Ok. Io leggo e faccio. Poi hai un raise per forza perché cerchi di farlo sottovoce senza farti vedere. Va bene. Chi fa questo pergamena? Ci sto. Ti permette di capire se una persona sta dicendo o no la verità. E io leggo il pensiero. Oh. Vai, fai sto tiro.
è di secondo livello, più 5 perché hai un raise per forza. Quindi è 20 di base. 25. 10. È considerato 10. Una roba sociale, no? Perché è un incantesimo a sua volta. Cioè non è una roba sociale. No, che non io... è una roba sociale. Sì, ho fatto un 10, quantomeno. Ne tengo 4, quindi... questi. No, è 5 più 2 volte... più, è 5. 21 più 5 per il livello, quindi più 10. 7, 15 21, più 5, 20. 36, 37. Ok. I kami ti diranno se sta dicendo la verità la prima domanda che le fai. Ah, ok. Io posso anche parlare e poi fare una domanda dopo. La prima cosa, la che, prima cosa dice, che dico... No, che dice lei. Che dice lei, i kami mi dicono se è vero o falsa. Quindi devo subito dire una cosa, sennò magari lei dice... Avete finito! Esatto. Oggi piove, i kami mi dicono se è vero o falsa. Beh, oh, immagino sia la domanda, sennò i kami sono degli stronzi. Ah, intanto i kami ti dicono che potevate mettere un messaggio nella veste da rammendare. Tipo. Che sarebbe stata una bellissima idea. Già. Cosa senza che può... magari fare il nome di grazie vita. Ragazzi, cosa che può fare semmai Kakita, visto che mi sto cambiando solo io. Ma io sono già stato arrestato. Quindi userò userò questo suggerimento. Lo sussurro a Kakita, però prima no, prima le chiedo una cosa. Allora, lei qualunque cosa mi dica, io so se è vero o falso, giusto? Sì. Che cazzo? Cosa posso chiederle? Ah, innanzitutto, quando esco, sono completamente cambiato. Lei, dov'è? Cioè, nel senso, si sta facendo affari suoi o è tipo sparita dietro... No, sta cucendo una... qualche cosa in mezzo alla stanza e... la stanza non è così grossa da essere dispersi all'interno di un... No, cioè, nel senso, non la vedo tipo una che pensa che la vogliamo ammazzare e si è nascosta dietro un... Cioè, non mi sembra che abbia intenzioni strane. Apparentemente no. È solo molto stupita, secondo me. Voi sembra che abbiate delle intenzioni strane. Sì, noi sì. Però, giustamente... Ah, ma ce l'ho anch'io con la maglietta. La cosa che mi conviene chiederle, probabilmente... è se lei è davvero a cane. Ma questo presumo che lo sia davvero. Potrei chiederle se lei è ancora una spia dei granchi. Lei saprebbe che io lo so, ma tanto gli abbiamo praticamente già detto. E saprei se lei è ancora una spia dei granchi. Quindi le chiedo questo. Cosa le chiedi esattamente? Appena esco e dico a cane sano. mi piace perché fai tutti dei ragionamenti. Poi dai una mezza risposta, mi sembra di giocare a chi vuole essere milionario a volte. Chiedo, come non... Tu perché dai tutti i ragionamenti... Ho detto appena esco... come Sherlock Holmes che si immagina... Sì, è uguale. Esatto. Gli scenari. Esatto. Esatto, io entro nel mio castello mentale mentre lancio l'incantesimo e vedo tutte le possibilità. Akane-san, vi chiedo di rispondere sinceramente a questa domanda, perché le nostre intenzioni sono più che nobili. Mi guardo attorno che non ci siano voci, gente che ci spia. Anzi, mi avvicino. Sono disarmato in questo momento, quindi faccio capire che sono pacifico. E sottovoce le chiedo: siete ancora una spia di Ida, i granchi? Lei si guarda un attimo in giro e ti dice: mi mettete in una pessima posizione. Qualunque risposta io vi dia potrebbe mettermi in pericolo. Noi conosciamo. È vero quello che dice? Vabbè, non è vero risposto. Quello che dice. Cioè, me l'ha messa nel culo perché mi ha risposto una roba che non è né vera né falsa. È vero che la mettiamo in una sgradevole posizione. I kami mi dicono di sì. Porco Giuda. Qualunque cosa voi le chiediate, la risposta la mette in pericolo. È vero. Quindi è vero, però non mi serve. Ci volevo che rispondesse. Vabbè, ma io allora faccio finta di niente, non è che posso dire cazzo, ho sprecato l'incantesimo. Cioè, faccio finta di niente e vado avanti. Dico, lo capisco, ma voi dovete capire che noi siamo qui non per farci ammendare delle vesti, come avrete già capito.
Ma per poter parlare con voi, comprere... Che racconta tutto il piano adesso. Per poter parlare con maschera. Voi. Ah, ero il Mozukai. Ma per poter parlare con voi. Stavo scherzando. Che cosa dovrei dire? Gli ho detto, siamo qui per parlare con voi e quindi c'è bisogno di fidarsi reciprocamente per potersi parlare. Noi possiamo fornirvi quante più prove necessitate del fatto che siamo le persone che dicono di essere. E come potreste farlo? Beh, vedete, innanzitutto sapevamo dove vi trovavate e sapevamo la vostra identità. Questo ce l'ha detto Ida, altrimenti dove avremmo potuto saperlo? Se fossimo stati dei nemici, saremmo forse entrati in casa vostra cercando di parlarvi o vi avremmo uccisa? Non saprei, non sono avvezzo a questo genere di attività illegali. Beh, ma sono bravo, pensavo fosse il vostro lavoro. Comunque, il mio lavoro era mendare le vesti di chi passa e mi porta da pagare. Bene, cos'altro posso fare per voi affinché voi vi possiate fidare? Dovreste saperlo voi che cosa potete fare per me. Abbiamo, che ne so, qualcosa di Ida che possiamo dirle. Vedete che ci avete pensato di chiedere a Ida di dare qualcosa? È il suo sospensorio. Ma quanto tempo gli dobbiamo dare? Quanto tempo dobbiamo dopo quanto dobbiamo intervenire? Qualche ora. Tempo io. Quando farà sera. Che ora ce l'avamo accampati? Se non tornano prima di sera li do per morti. Ce l'avamo accampati tipo mezzogiorno. Sì, pomeriggio. Appena inizia a tramontare il sole li andiamo a cercare. Sono, saranno 4-5 ore. No, io lo aspetto. Uso qua, aspettare qua. È ancora attivo, quindi uso il mio punto in più, fra virgolette, sui sociali. Che poi è rispetto al solito, non è che io sia... Però in questo momento cerco di far sì che lei si fidi di noi, dicendole quantomeno che Ida è qua con noi. Tanto questo glielo posso dire. Ormai c'è, nel senso... Ce ne sono anche altri due, a via di mezzo. Che stanno, dobbiamo Ida andare da loro entro stasera. Dico semplicemente, Ida è qui, non faccio altri nomi. Dico, Ida è qui con noi. Siccome siamo qui per conferire con voi, senza essere fai una troppo, prova di sincerità. Senza essere troppo notati, come sapete Ida ha una corporatura più notabile della nostra, siamo venuti senza di lui. Aspetta, sincerity? Sì. 4 sono gli uomini che mi stanno sverginando. No, no, il problema è quando torni a casa, esatto. Che ci sarà tutto il circolo delle spie che ti prenderà. Sono abbonato ai 10. Esatto. Ho fatto un'infinità di punti. Senti, ma tiro almeno 3-10 ogni tiro. Meno male che ci sono i dati. Vai. Lei prende anche le vesti di Kakita, che nel frattempo si è cambiato. E mentre le dici queste cose, gli dice: dove dormirete stanotte? Vi porterò io le vostre vesti rammendate. Anche Kakita ti dà una gomitata. Eh beh, bravo. Grazie Kakita. Noi non abbiamo bisogno delle vesti rammendate, tenetele per ora. Kakita ti tira uno scappellotto sulla testa. Tra un po' ti taglia la testa, secondo me. Ti mette una mano davanti, ti sposta. Dormiremo fuori dalla città, verso quelle montagne. Okay. Ti prende per le mani e ti trascina fuori. Sì, ha ragione lui. Nella foresta ti dovevamo lasciare. Perché hai rivelato la nostra posizione? Io non l'avrei fatto. Ma lei a posizione. In questo momento Kitsune sta odorando Gianni l'aria. Sta odorando l'aria e dice: il Sakaku è vicino. Sento gli spiriti. Che bestemmia. Dei sì. Trickster. Sono presenti qui, non come quelli del fuoco. No, adesso vedi un'anima del Jigoku che entra dentro Kakita. Quello che le ho rivelato io è estremamente generico. E nel caso qualcuno ci stesse ascoltando non sarebbe stato un problema. Quello che hai rivelato tu è un problema se qualcuno ci stava ascoltando. Cosa, che non ci servono le vesti?
Le vesti sono un mezzo per ottenere i suoi favori, non sono una necessità nostra. L'abbiamo strappata apposta per avere qualche cosa di cui parlare con lei. Sento una perturbazione nel saccato. Infatti non le ho detto dove siamo, dove eravamo. Lei non può restare a parlare con noi qui. Avevamo bisogno di un posto dove trovarci lontano dalle orecchie che ci possono ascoltare qui. Lei che ci porta le vesti è il modo migliore per farla passare inosservata. Così però lei non sa dove andare. Se è chi pensiamo che sia, ci troverà. Se non è chi pensiamo che sia, l'abbiamo mandata da un'altra parte. Basta lasciarle un messaggio. Bastava. Con scritto dove siamo. I messaggi possono essere trovati e letti. Se è quello che pensiamo che sia, dovrebbe trovarlo lei un messaggio. Ok, io e te non siamo ciò che pensiamo che lei sia. Sei in grado di lasciare un messaggio nascosto? Io no. Sono in grado di spaccarti la testa con una katana di bambù. Comunque, forse avete ragione. Aspettiamola dai nostri compagni. Nel frattempo, voi che siete rimasti indietro... Vediamo rannuvolarsi sulla città. E quindi ti dicevo, non è neanche così male questa città. Sembra curata qualcosa. Sì, a parte il buco del Jigoku e un tempio maledetto, ma... Errori del passato. Sì, ah! Giusto il fatto che può uscire qualche Oni ogni tanto, così. Questo non... Avevi detto che non era possibile, Ida. Vabbè, sono usciti in passato, per il momento no, però... Sì, ma di solito avvisano prima, cioè c'è sempre tipo qualcosa... Come un citofono. Come cosa fanno? Suonano il gong. Suonano il gong. Sarà qualche rituale, non credo che un Oni possa uscire così da un momento all'altro, vero? Boh, meglio non rischiare di prendere una mano praticamente sottoterra. Vero, vero. Ah, ora ti riconosco. Vero, vero. Come sta Kuseki? Sta un po' ripreso? Sta un pochino meglio di quando c'è stato lo scontro con Xiang. Mhm. Ha detto qualche parola in più negli ultimi giorni, però vedete che sta veramente faticando. A me la spada parecchio dà fastidio? No, ancora no. Tu sei quello che meno di tutti ha subito l'influenza delle terre d'ombra, però c'hai un coso di giada grosso così. Un mattone di giada gigante, quindi hai fatto pure la federa per dormirci appoggiato. Allora, era il mio cuscino. Quindi no, a te la spada non ha ancora iniziato a dare fastidio. Sei abituato. Sei tu che dai fastidio a lei. Esatto. Con la sua indifferenza. Esatto. Ida, fammi un tiro di conoscenze delle terre d'ombra. Vado. Perché, come diceva gli altri prima, l'esercito che vi era stato raccontato non è qui. Ma non l'avete nemmeno incrociato. 15 venendo verso nord. Un esercito di quelle dimensioni ci avrebbe messo molto tempo a spostarsi e se avesse attraversato le montagne almeno qualche traccia del loro passaggio l'avreste dovuta vedere. Almeno nella fase finale in cui siete scesi dalla montagna. Sì, sì. E questa è l'unica strada. Poi magari nelle montagne ci sono dei sentieri diversi che avrebbero potuto prendere, ma qua davanti ci sarebbero dovuti passare. Nessuno è passato da qua. Perché ti guardi intorno? Perché è tutto troppo ordinato per essere un luogo dove si è accampato o si è spostato un esercito di grosse dimensioni. Però saranno in marcia da qualche altra parte. Sì, ma ne vedremo le tracce da qualche parte. Un esercito così numeroso che si sposta all'interno di una valle, lo vedi. Da cosa? E dal fatto che se la strada non è abbastanza buona e la strada è una l'abbiamo percorsa noi, quindi dobbiamo presumere che abbiano preso dei sentieri di montagna. Se hanno preso dei sentieri di montagna, un esercito così grosso invece di passare in mezzo al bosco batte qualche albero e si allarga la strada, soprattutto per le macchine da se non fossero passati di qua, dove possono passare per andare a sud-est? In realtà un po' per sud-ovest, quello è il sud-ovest problema, per andare dai Ciuda.
Voi siete da scusa giù. Per andare da Dai, e se invece fossero andati a est sarebbero passati di qua comunque? Beh, la strada che parte di qua è una sola, quindi comunque avrebbero percorso la strada principale, poi si sarebbero immessi su sulle strade, quindi dovevano per forza passare di là. Sì. Non so, sei tu l'esperto di questo. A meno che non abbiano usato sistemi diversi per spostarsi, quindi qualcosa di natura non umana. Così tanti. Appunto. O ti viene in mente un'ulteriore possibilità, che siano andati verso nord. Verso nord c'è il mare. Verso nord c'è il mare, e con delle navi arrivare dall'altra parte è facile spostare un esercito. Fai vedere, mappami. Muro. Se loro sono andati verso nord, prendono una nave e vanno magari anche fino qua sopra, dove il muro finisce. Lì finisce, ok. Però devono passare per queste, che sono sempre terre d'ombra, no? No, sono terre di confine non di nessuno praticamente. Oddio. Beh, però in quelle terre di confine di solito, chiedo a Ida. Ida, in quelle terre, la volpe si domanda se dovesse essere avvistato un esercito degli invasori, avviserebbero l'impero per protezione? Beh, i nostri esploratori sicuramente avviserebbero l'impero. E non ci sarebbe, non ci sarebbe una mobilitazione dal muro, perché il muro deve rimanere presidiato. E se passassero però, più su del muro? Se passassero più su del muro, automaticamente avremmo la certezza che sostanzialmente le terre di confine verrebbero mobilitate dall'imperatore. Quindi okay. Le terre di confine con i nostri territori e i territori non presidiati avrebbero l'onere di dover offrire la prima resistenza in attesa che l'esercito imperiale, quindi l'unione dei clan... E non sarebbe stupido? Non so, dalle forze che possono avere. Dipende da che cosa ci vogliamo distrarre. Sì, ma voi state sempre parlando di andare a nord tramite il fiume. No, non andare noi. No, l'esercito, sì. Scusami. No, sì, no. Dipende quell'esercito che cosa serve. Tiro sul navigare per vedere se è fattibile costruire sufficiente navi con la scarsità di legno che vedo. Buono, 2-10. Buonasera. 38. Allora, 6. Effettivamente da queste parti c'è una scarsità di legname... Porti non ne conosco. Però è anche vero che una volta attraversato il tratto di mare che separa le terre d'ombra dai territori dei barbari, che non è così impossibile da attraversare, chiuso. Dall'altra parte legname ne trovi. Se tu porti una piccola quantità di uomini dall'altra parte per costruire le navi. Però le mantidi in teoria, visto che pattugliano tutte le coste. Tutte le coste esterne, le isole. Quindi no, quella parte sud. Quella parte è poco. È un incrocio tra uno stretto e un fiume un po' largo. In realtà, per quello che devono fare i Nue, la volpe è molto contenta che non siano qui, indipendentemente che siano nord, sud, ovest o est. Sì, ma e su questo sono perfettamente d'accordo. Se devono costruire navi o comunque attraversare tutte le terre d'ombra, ci metteranno molto più tempo che noi una volta fatto quello che dobbiamo fare. Sì. Quindi in caso siamo in vantaggio. Al nostro ritorno avvertiremo e faremo mandare degli scout nei possibili posti d'attracco. Ok, però direi, a parte questo problema è posteriore. Sì, e soprattutto è vantaggioso per noi adesso che non siano qui. A meno che non siano nascosti qui, ma... Sì, certo. Beh, oddio, sarebbe stato più facile passare in mezzo a un esercito, ma... Non credo che... non lo so. Dai, ti mascheri. A meno che non vogliono distrarre con quell'esercito, ammesso che esista. Ammesso che esista, il che però ci dovrebbe far ragionare sul nostro caro mecenate. Esattamente, quella potrebbe essere l'unico lato negativo del fatto che non c'è l'esercito. Beh, vabbè, voi sapete che comunque siamo andati a cercare questa qua, magari nel frattempo quando che torniamo voi avremo questa informazione. Chiacchierate, io farei un rapido giro nell'isolato per vedere se trovo delle tracce d'accampamento, fuochi. Io rimango lì. Se c'è un esercito, un falò. E ogni tanto mi sposto a dove dovevamo aspettare loro. Investigazione o difesa, quello che preferisci. Difesa. Tiro due dadi in più, ne tengo due in più.
perché comunque si tratta di spostamenti di guerra, quindi robe che hanno a che fare con la guerra cadono sotto difesa. 20, 10, 100, 25. 100. No, magari ho fatto un tiro di schifo. 25. Allora, non sono passati verso le montagne, sicuramente. Tra la città e il mare a nord non sai esattamente che cosa ci sia, ma vedi che non c'è tantissimo spazio. Mm-hmm. In che senso tantissimo spazio? Per far sbarcare l'esercito dall'altra parte? Per far piazzare tutto l'esercito lì in attesa di prendere le navi e passare. Ok. Però da questa parte ci sarebbe. Da quella dove siamo noi? Da quella dove siete voi. Dove si sono raccolti. Cioè a sud. Lo spazio ci sarebbe. Ma non abbiamo. Non c'è però segno di nessun esercito. Cioè non c'è zoccoli, non c'è piedi. Un passaggio non c'è... di un esercito nella terra si vedrebbe un minimo. Per forza. Ma comunque ci avrebbero resti di fuochi da esatto, campo. E più cercavo quello perché comunque raduni l'esercito prima di fare un mega rituale di spostamento. Prima la raduni la gente di fare il rituale. Se non c'è fuochi, non c'è calpestio. Quindi e dall'altra parte non c'è abbastanza spazio, quindi se l'avessero fatto doveva essere per forza da questo lato. Quindi stiamo parlando o di metodi magici oppure di oppure, non esistenza. Oppure di fumo. Si sono radunati da tutt'altra parte. O di oppure, fumo. Oppure chi ci ha detto che l'esercito c'è, ci ha detto una grande fesseria. Sì. Sì, però okay, non, se non detto. C'è un esercito, dov'è la gente? Perché non ci sono? Vabbè, questo beh, oddio, anche il granchio però crede che ci sia un esercito radunato dai Ciuda. Sì, ma lui non c'è. Lui chi? Lui. Ma io parlo con te. Ah, io sono andato ad ascoltarlo. Io parlo con Kitsune. Ma Kitsune è schizofrenico. Kitsune, tutto bene? Dovremmo avere informazioni di prima mano. Io di prima mano ti posso dire che qui non c'è passato un greco. Ma questo lo vedo da me. Il problema fondamentale è che dovremmo avere informazioni di prima mano su quello che è successo nelle giornate passate. Aspettiamo che torni... I nostri due pellegrini prima o poi torneranno. E se non dovessero tornare, qual è la nostra mossa? Che a quel punto occorrerà. Scenderemo io a Ida scendere. Per vedere che cazzo è esatto. successo. Camuffarsi al meglio che si può e scendere. Perché non dovremmo tornare? Scusa, Beh, viste le premesse. Ma si sa mai, magari qualcuno va da una spia e gli dice: sei una spia. Sai, a qualcuno gliel'ha messo l'oscurità strisciante dentro Xiang. Non te lo vorrei dire. Ma... Ed è stata cane che... Dopo un paio d'ore... Ecco. Vedete Kakita e Izawa tornare indietro. Io faccio in lontana, faccio... Li riconoscete? Sì, lui è un idiota. Ma io gli dico... No, non ti tiro niente, perché sei nobile già. E li riconoscete più che altro dai capelli di Kakita, perché sono vestiti completamente diversi da quando sono partiti. Ce lo provo a recitare per fare il verso del merlo del Jigoku. E io faccio investigazione per vedere se li riconosco da lontano. Se sono... dai capelli di Kakita. Ah, dai capelli di Kakita. Ma ho anche capelli a barbone. Ti ricordi che siamo partiti con tutti gli oggetti? Kakita non c'è un cazzo. Vabbè, ma vedi tutti gli 35 di recitare per fare il verso ciondoli. Del merlo della visaglia dei lupi. E che era un merlo quello? Io non lo so fare, il mio personaggio sì. Okay. Io non lo faccio 35 di recitare. È tipo secondo me c'è un culo. Quello che fa un tacchino. Sì. Ma il merlo del Jigoku in realtà è un tacchino. Viene chiamato merlo del Jigoku perché è un tacchino piccolo. No, c'è quel cacchio di uccello che col becco arancione. Tortona quello. Sì. Comunque stanno arrivando questi due poveri disgraziati. Kakita sarà nero. Kakita sì. Sta camminando un po' di passi avanti a Izawa con la esatto. testa più bassa. E lo guardi e fa: te l'avevo detto. Io mi ero offerto volontario, te l'avevo detto. Parli con me? No, parlo con Kakita. La prossima volta ci andate voi. No, la prossima volta vieni con me. No, la prossima volta ci andate voi. Io smetto di fare queste cose. Ma tu, e si siede. Ma tu sei quello che più sembrava la parte. Tu e Izawa eravate perfetti.
Da, su via, Kakita, non vi sconfortate. Inizia a spostare i sassolini con la spada di bambù. Cosa siete ho detto? Tune, ce l'ha con me. Non è il caso in questo momento, mi sembra molto cazzato. Io mi avvicino a Kakita e gli dico: Kakita, sangue, cosa è successo? Quanto brave sono le spie della famiglia Ida? Beh, tecnicamente sono le migliori. Ecco. Quanto brave sono le spie della famiglia Isawa? Non lo so. Evidentemente le peggiori. Ho capito. Ritenete che dobbiamo levare il campo velocemente? Se vedete qualcuno che si avvicina ed è una donna con delle vesti... Non gli sparo. È lei. Se vedete qualcuno che si avvicina e non è una donna con delle vesti... Cioè è nuda? Delle vesti in mano, Kitsune. Sei veramente... Hai detto, se arriva una tizia con delle vesti, penso che sia abbastanza scontato che se vediamo una donna abbia delle vesti, altrimenti darebbe nell'occhio. In quel momento avrete problemi. Akane ci porterà le nostre vesti riparate. Ah, avete fatto tipo che gli avete lasciato le vesti per poterci parlare in privato? No. Ah. Come no, signore? No. Dopo l'abbiamo rigirata. La volpe è confusa, ma... Lei prima arrivare. Le abbiamo chiesto se lei conosceva Ida Kakunoshi. Beh, faceva vero. Ti avranno guidato gli spiriti del fuoco. Mi hanno guidato i kami, solo che Kakita non lo sa. Era un incantesimo. Non riescono a capire. Di più non riescono a capire quando ci sono gli spiriti del fuoco. Che sì, in effetti non gli ho detto che gli avevo fatto l'incantesimo. Ti spingono. Io sto dicendo tutto questo sapendo che qui non ci sono spiriti del fuoco. Bene. Beh, comunque quindi, potete stare tranquilli. Tra le varie cose dovremmo sostituire una spia. Beh, oddio. Beh, se viene forse qui. No. No. Se nessuno l'ha ascoltata. No, hai ragione. È meglio sostituirla. Perché? Voi credete che uno Shugenja capace di leggere la mente non sia nelle condizioni di rileggere quella conversazione? Oh, sì. L'ho trovata al muro degli Ida. Allora, se anche io posso leggere la mente, anche la volpe può leggere la mente. Se la persona che c'è qui è brava, quanto è stata addestrata, non arriverà solo con le vostre vesti, ma arriverà con un fantastico fagotto pronta per tornare dove deve andare e verrà sostituita da un'altra spia. A breve. No, Kuseki, è inutile che ti svegli. Alle vesti. Si tolgono le vesti. Non è un problema. Va bene, grazie. Sì, sì, dormi, Kuseki. Aspettiamo allora. E in città non c'è neanche un uomo, qualche vecchio, qualche donna, qualche bambino. Nessun uomo in forza. Come questo nel villaggio? Sì, ho trovato il villaggio. Ma non avevamo appena deciso che forse l'esercito non esisteva. Al villaggio non abbiamo visto nemmeno bambini o vecchi. Qui invece bambini e vecchi ci sono. E se i giovani li stessero sacrificando per aprire un portale per il Jigoku e rifare tutto quello che è successo? Perché ormai il tempio si nutre del Jigoku. Beh, oddio, da lì dentro un esercito lo tiri fuori, in effetti. No, stanno usando i giovani per sacrificarli per aprire il portale. E dal Jigoku un esercito lo tiri fuori. È possibile. Ah, ma intendi non un esercito di persone. È una cosa possibile, plausibile però... Sai, mi piace estrapolare gli scenari peggiori per capire. Beh, quando aspettiamo questa spia che è così brava e una volta che abbiamo le informazioni facciamo quello che dobbiamo fare, precisi e chirurgici come il cerusico dell'imperatore. Vabbè, comunque sì. Aspettiamo riparati a questo in questo punto. Caso abbiamo operato una piccola ferita con una sega. Senti, è il risultato che conta. Possiamo che il paziente muoia. Un messaggio qui sulla collina, un'indicazione. Avete un sistema per richiamare? Sì. Potremmo lasciare delle vesti. No. Con una lettera. Lasciamo delle tracce a terra con dei sassi. Ah, sapete voi come sistemarli? Sì, sì. Ida. Perfetto. Ida, provo a vedere se conosco il codice. Dai, hai lavato dall'altra parte. Sai bene. Che devo fare? No, giusto. Vediamo se. Fai una conoscenza di. Normale. Di terre d'ombra, va bene. Perché comunque le vostre spie si occupano solo di questo. Ok. Beh, dai. C'è. No, 27. 18, 20, 27. Lascio un po' di indicazioni mentre vi spostate più in là. Posso provare a capire che tipo di indicazioni sono?
Se sono indicazioni tipo è un modo per indicare una freccia in un luogo, è un modo per segnalare tipo pericolo est, perché io ho forgiare e vorrei provare a alterarle quando nessuno se ne accorge. Perché? È perché ti chiedo lievemente, non per non farmi capire dove. Posso provare a perché vedere io se devo me ne farlo. Accorgo. Aspetta, no, prima voglio capire se non lo capisco. Perché? È inutile. Perché è chiusura? Ti preoccupare. Caos. Per prendere un punto esperienza. Esattamente. Ecco perché. Non solo per prendere un punto esperienza. È uno dei miei difetti. Cazzo. No, c'ho 4 in rapidità di mano apposta per non farmene accorgere. Per capire di questo. Conoscenze. Che sarebbe intelligenza più conoscenze. Quindi 6K5. Ti chiedo solo una cosa prima di tirare. Come lo fai? Anzi, no. No, adesso è solo per capire. Ah, solo per capire. Per capire se capisco. Non è conoscenza, scusa, perché la crittografia, tutta quella roba lì, cade sotto calligrafia. Ah, sì. Ho anche calligrafia. Vai. Beh, tengo tutto questo. Sono 11, 13, 20, 26. Ti rendi conto che sono delle indicazioni, ma non sono muoviti 5 passi verso destra e vai verso sinistra. È una cosa più vicino all'albero che spunta dietro la collina. Ok, prova a alterarla mettendo un paio di pietre, cercando di per farla. Fai fare un giro un pochino più lungo. Ok, questo ti devo chiedere come lo fai. Metto un paio di pietre, ma... Beh, ho capito come funziona la parte lì. Io quando... No, perché? Ti spiego. Quando ci stiamo muovendo per andare dove dobbiamo andare, io da un po' indietro ne sposto un paio cercando di farle fare il giro della collina invece che dritto per dove deve andare. Rapidità di mano. Vabbè, va. No, volevo dire, conoscendolo lo tengo d'occhio, però... Conoscendolo, guardare d'occhio, poi vedere se becchi la mia rapidità di mano. Sì, sì, effettivamente sì. Lucky. Cosa non si fa per un punto esperienza? Immagino si usa. Cosa non si fa per essere fedeli ai propri difetti? Quasi peggio. Poi quando dici, poi ti spiego, dopo mi spieghi. 27. Vabbè, io farò investigazione. Investigazione, percezione se lo vedi mentre passo. Non è che ti metti lì a rinvastigare le pietre a fare. No, perché lui vediamo... ti tiene d'occhio. No, c'è ragione. Sì, ma perché sai che ho fatto il tiro, se no non ci pensavi. Percezione non esiste, caccia può stare. No, percezione è puro. Sì. No, ma io intendevo percezione, caccia. Tipo. Tiro caccia. Io gli stavo dando ragione, figurati. A lui stavi dando ragione, mica a me. Sì, 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 no, ma caccia ci sta. Per vedere al volo i segni. Farò come hai fatto te, Lucky. Scontro fra titani, esatto. Il mio è giustificato. Tu chi lo sa se è giustificato come Lucky, dai. No, è giustificato da Simone. Sì, sì. Che fa l'ego e non ci riesce uguale, mi sa. No, è meglio di prima, sti 4. Cazzi. Avevo fatto tutti e tre prima. Mi ha fatto 26. Ah, sì, sono 27 con 3 danni. 33. Direi che ti vedo. Sì, sì, lo vedi. Io lo faccio comunque e poi vado dritto. No, no, perché visto. Grazie. Visto che te lo vedo fare, Sune, fai il bravo. O chiamo Babbo. O riferisco a Babbo. Intimidazione. E fai conto che tengo tutto praticamente. 8, 9, 29, 31. Che tieni tutto? Tieni dai, 4. Fai il bravo. 7K6, l'uno che avevo fatto l'ho ritirato. Ormai il punto esperienza l'ho preso. 31, dai. Rimetti le 44. Giuste. No, devo tirare. Un tiro di sincerità. No, intimidazione non credo funzioni quella contro sincerità. Intimidazione non dovrebbe funzionare tra PG, esatto. No, 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 c'è un modo di farlo funzionare fra PG, c'è scritto nell'abilità. Sì, ma se io non sono intimidito, non sono intimidito. Sì, sì, ma credo sì. Però è qualcosa tipo livello su... pochissimo. Faccio così. Faccio così, lo guardo mentre ho la mano sulla pietra, sto scusando, e la rimetto dove era al posto.
Dai, non è ora, non è il caso. Sì, non è, ma faceva parte. La sincerità era cortigiano. Ma ah, ma faceva parte. Faceva parte del messaggio. Sì, sì, vado dritto. Lascia fare come ha fatto Ida. Sicuramente l'ha fatto fare. L'ha fatto meglio. Apprezzo le tue correzioni. Sono sempre divertenti. Ci mancherebbe. Però non è il caso. Era per essere più sicura facendo il giro. Vabbè. Vi spostate più in là e aspettate che il sole cali. Come promesso, vedete una donna avanzare fuori dalla città quando il sole sta calando e iniziare a salire la montagna collina dove siete adesso. Con delle vesti? Con delle vesti in mano. Ah, le vesti legate, tenute sopra la spalla. Lo fa in maniera furtiva o... No. No. La riconosco? Beh, sì, tu e Kakita vedete che è... Cioè, è lei? È lei. Vabbè, faccio segno che è lei. Cioè, dico... È lei. Anche tu la riconosci. È la vostra spia. Arriva, seguendo le indicazioni che avete lasciato. Ti guarda. Kakunoshi-san. Akane-san. È un piacere rivedervi dopo tutto questo tempo. Anche per me. Butta le vesti per terra, infila la mano tra le vesti e inizia a tirare fuori quattro pugnali da lancio che si infila dentro al suo kimono, una piccola spada che somiglia a un ninja to. Toglie un pezzo del suo kimono, la parte sotto che le impediva di muoversi bene. E vedete che il kimono era fatto apposta per sembrare un kimono intero, ma che si togliesse subito. Esatto. In caso di... necessità. Cosa ci fate da queste parti, Kakunoshi-san? Siamo in missione per conto dell'imperatore. Ci sono stati segnalati movimenti bellici da parte di un esercito ammassato dai Chuda, ma io qua non vedo nessun tipo di passaggio di un esercito, tantomeno così numeroso come ci è stato descritto. Siete arrivati in ritardo. Di quanto? Qualche giorno. E da dove sono passati? Noi arrivando da sud non abbiamo incontrato nulla. L'esercito si è spostato verso nord. Dove si era andato? Qualcuno in villaggio ha detto verso est. Non so da dove siano andati una volta attraversati il... Dove si sono radunati? Il mare. Sì, beh, mi sembra giusto anche dirti che qualcuno nel villaggio mi ha parlato del fatto che l'esercito stava andando verso est. Verso i granchi. Sembrerebbe una mossa azzardata persino per i Chuda. Questa. Siamo abbastanza preparati da questo punto di vista. Se voi Akane San siete quello che Ida ci ha detto, penso che la vostra voce sia quella più affidabile rispetto alle due indicazioni che abbiamo avuto. Penso che diverse da queste che sono state est e sud. No, penso che la pista dell'est sia da scartare, benché forse anche quella dell'ovest. La persona che me l'ha detto andare verso nord. Sì, sì, ma secondo me era sincero. Semplicemente gli è stato detto che l'esercito andava lì e non è vero. Dove si è radunato, se permettete? Lei guarda il cratere lì. Non hai visto nessun tipo di traccia di... Non ci siamo entrati nel cratere. Ma noi sì. Voi non avete visto niente. Noi non abbiamo visto niente. Però non ci avete neanche prestato troppa attenzione. Sì, no, un po' però, veramente. Comunque, cioè, i fuochi, delle cose li avresti comunque. Quanto tempo fa? Qualche giorno fa si sono spostati. Io nel cratere? Dal cratere, nel cratere. Come mai non... Per questo non, forse non ci sono... Provo a fare commune con gli spiriti. Quali sono quelli opposti a quelli del fuoco? Acqua. Farei due cose mentre tiro. Primo, mi metto dietro un attimo di lei da dove è arrivato per capire se c'è qualcuno dietro, se è stata seguita. Caccia.
8, 6, 6, 5, 25. Ti sembra che si sia allontanata dalla città senza essere notata, proprio perché non ha cercato di dare nell'occhio. Prendo un raise per avere risposte chiare, un altro raise per avere risposte in più. Poi dopo di lui voglio capire se mente. 16, 20, 22, 24. Summon è 5 più 5, 20. Mi concentro, verso un po' dell'acqua della borraccia per terra, mettendoci un dito e cercando, facendo tipo degli anelli per terra, e provo a entrare in comunione con gli spiriti dell'acqua. Che non parlano, quindi... Sì, mandano immagini. Quindi... Spiriti del Chikushudo, e gli faccio assumere lievemente la forma di piccoli girini. I vostri fratelli del fuoco non si trovano qui perché sono stati scacciati per occultare qualcosa? In quel momento vedi il Mao Tsukai sotto al tempio del veleno, che sta tenendo la mano all'interno di una fiamma che è diventata verde. Non sai che genere di fiamma sia, ma sicuramente non è una fiamma che vedresti normalmente. E la fiamma verde la vedi allo stesso tempo anche fuori dalla città, come se stesse consumando tutto ciò che è stato lasciato come segno lì fuori. E l'altra domanda gli chiedo: mostratemi il percorso che questa fiamma sta cancellando, cercando di capire se c'è un'indicazione che sta cancellando anche verso nord per nascondere. Vedi che non va oltre la città. La città. E l'ultima. Essendosi spostati con le navi dopo, era inutile stare a cancellare. Certo, l'acqua. Voi Kami conoscete più cose di noi abitanti del Ningendo. Mostratemi il vostro parere, cosa pensate, come sia possibile che sia stata cancellate queste, siano state cancellate queste tracce quando nessuno si avvicina a questa città. Per chi sono state cancellate? E vedete voi stessi da qualche metro più in là. Vedi voi stessi. Apro gli occhi. Il Mao Tsukai sta cancellando tutte le tracce che ci sono state nella città. E lo sta facendo per nasconderle a noi. Chiaro. A noi? Perché, a chiunque, perché, immagino. Perché cancellare delle tracce in una città dove non viene nessuno? Solo noi siamo quelli che stanno venendo qui. Però perché nasconderle a noi? Perché non vuole che sappiamo dove vada o dove sia l'esercito, che ci sia veramente un esercito qui. Quindi dovremmo mandare un messaggio immediatamente. Credo che Akane l'abbia già fatto. Ma se avete modo di mandare anche voi un messaggio, potrebbe essere più sicuro. Troveremo un modo a questo punto. Io comunque tornerò verso il palazzo, quindi spero di arrivare in tempo per qualunque cosa stia succedendo. Sì. Passate dal giardino di Giada. Avete passato molto tempo qui e è giusto che recuperiate in tutti i sensi. Ho ancora un po' di tè con me. Bene. Vi ringrazio per il vostro servizio. È come sempre un onore servire la famiglia Ida. E per noi è un onore avere dei servitori bravi come voi. Ne avete bruciato la copertura, però va bene. No, mica l'ho bruciata io. Spero che l'imperatore abbia riposto la giusta fiducia nei vostri compagni, Ida-san. Ci sono io ad assicurarmi che sia così. Su di voi non ho nessun dubbio. Ah, non ho dubbi. Mi affido al vostro giudizio. E sia. Akane, affrettatevi.
signori. La notte in questo momento è un grande vantaggio. Ok. Spero di rincontrarvi prima dei nostri antenati. E inizia ad allontanarsi abbastanza. Più o meno, chiedo Ida, quante miglia sarà da qui al muro? Qualche centinaio. 10 giorni di cammino, giorno e notte, quindi fai tu. Saranno 150. Tenendo conto che di solito camminando una giornata, 8 ore, si fanno una quarantina di chilometri, 40, 40, 80, 80 al giorno, per 10 giorni sono 800 chilometri. Fai tu. Ok. Quindi no, non è fattibile con la magia. Questo è stato un quarto con un quarto noi sono meno di quelle perché in linea d'aria certo. Sì, ma il messaggio, voi avete fatto un giro abbastanza anche se io non conosco strano. Quella pergamena come, tu sei più affine come trasmettiamo i messaggi all'interno delle terre d'ombra quando dobbiamo spedire qualcosa di urgente abbiamo animali affidandovi a degli animali addestrati in genere okay. Tu sei più ferrato sull'area avessi potuto forzare gli spiriti cani ma mi può dire dove lo trovo è con te nel 30 di Legacy quello lì che manda il messaggio Legacy sì, sì. Sono tu che sei rank 3 sono 30 miglia più 10 miglia per ogni race che prendi quindi dovresti prendere tipo 6 race no, tipo no. 6 cioè, più 30 cos'è che volevi chiedere ad Akane? Cioè non è che tanto voglio chiederlo a lei so dove si trovano posti dove trovo gli animali cioè tipo case sopra tetti roba tipo Assassin's Creed, cioè sai no che trovi ogni tanto i piccioni. Fai un tiro di conoscenze. Ma quello posso saperlo io, posso saperlo la volta. Oh, 2 10 e un 9. 29, 37, 42. Sì, in genere vengono tenuti nascosti in casa in gabbie che abbiano almeno qualche piccolo pezzo fatto di giada per impedire che un animale venga corrotto facilmente dall'ombra o okay. Dalla corruzione quindi a casa di Akane la troverò facilmente. È difficile che sia nascosto fuori da casa sua perché trovarlo sarebbe troppo facile e alzerebbe parecchi sospetti chiaro. Mentre Harry Potter così con i gufi che sfondano i vetri impazziti dalla corruzione. Il gufo di Ron. Mentre. E allora mi sa che toccherà fare una nuova tappa a casa della sarta. Beh, oddio, non è detto, magari la sarta è proprio quello il mezzo di comunicazione che ha usato. Sì, ma non credo, non penso sia il caso che torni. Mi ha chiesto di rinforzare il suo messaggio. Mandare un con altro il mio messaggio. Ah, ok. Esatto. Quindi niente, io siccome è notte mi intrufolerò in città. No, lui dice intrufolare per cercare animali. Lo ha mandato col suo animale. Lui dice che non so quanti piccioni ha in casa. Potrebbe averlo mandato col suo animale. Potrebbe non averne. Potrebbe averne ancora. No, è lì davanti, glielo chiediamo. Beh, in realtà si è allontanata, però. La rincorriamo. Potrebbe averne più di uno. Beh, possiamo andare a vedere. Credo che furtivamente per trovare animali la volpe sia perfetta. Vabbè, è vero. Gli animali amano le volpi. Va bene. D'altro canto siete perché sono più intelligenti. Andate allora, provate. Li dà? Va bene. E allora mi preparo il messaggino. Anche qui super codificato, nel senso. Sai dov'è la casa? Beh, credo che qui qualcuno lo sappia dov'è la casa. Kakita. In che direzione? Più o meno che distanza? Ti indicano la zona della città dove sta. Da qua. Metto una mano sulla spalla di Ida e inizio a pregare i kami che permettano, ovviamente lo dico nella lingua quella un po' segreta degli Shugenja per non farlo capire a Ida, dico fate che il tozzo bruto possa attraversarvi e raggiungere la sua destinazione e gli lancio l'abbraccio del Kerojin. E cosa fa l'abbraccio del è quello Kerojin? Che può andare sottoterra okay. Quello che hai usato per scappare, o per no, puoi mandarlo anche a qualcun altro. Sì, 176. Io naturalmente sono diffidente e un po' intimorito da questa pratica assolutamente non abituale.
non abituale. Non consona. È 2, quindi sarebbe... Allora, 3 più 4, 7. Difficoltà 2, quindi è 15. 15 in realtà. La prendo un raise per farlo durare mezz'ora in più, un'ora e mezza. Ok. E dopo lo lancio su di me. Sarebbe bello, bluff giù Ida, ma non cazzone. Andiamo. Oh. E lo spingo sotto. Praticamente possiamo muoverci attraverso, come se fosse acqua, mm-hmm, la terra. Possiamo vedere fino a 100, yeah, abbiamo convertito sempre in 100 metri, no? Sì. Puoi vedere fino a 100 metri da dove sei attraverso la terra. E ti puoi muovere in qualsiasi direzione come se fosse aria. Puoi vedere attraverso anche... il bordo della terra come se fosse il mondo normale, ma non puoi far attaccare, mm-hmm, interagire con la gente, eccetera eccetera, per un'ora, okay, e mezza, però praticamente vedi entro 100 metri. Ok, cazzo, pensarlo per fare scouting è perfetto. Fai la marmotta praticamente e andiamo. Andate sottoterra nella direzione che vi hanno indicato Kakita e Izawa e spunti nel bagno del vecchio. E vedi che a differenza di quello che avevano detto Kakita e Izawa, almeno 3 uomini ci sono. E stanno, quando arrivate nelle vicinanze della casa, da sotto, vedete che stanno ribaltando la casa, da casa di Akane. E tu ne riconosci uno, perché è Takatoshi Yuneshiro. Tu senti che io fremo un po'. Non possiamo neanche parlare. Potete fare gesti però, sì, che è molto radiofonico. Faccio, cioè, che cosa? Allarghi le braccia. Allargo le braccia. Io ho la tendenza a scattare in avanti. Io anche qua allargo le braccia. Vediamo. Ida-san fa il gesto di tagliare la gola al suo nemico. Ma Kakita non capisce. Kitsune, Kakita. Cazzo! Capito. Io i nomi. Kitsune. Quando esci capisce, finisce la spell. Però se vuoi salire. Vi faccio i gesti dei lupi. Classici. 3. Avanti. Su. Oppure gli faccio anche prima il gesto. Vado a avvisare gli altri. Su che io. Cosa va il Bushido? In che senso? Io voglio fare una pustolinata, tiro contro me stesso. Cioè voglio vedere se l'ammonimento di Kakita dell'altra volta me lo ricordo e reggo. Allora è willpower. Sì. Ok. Ci sta benissimo willpower. Fail. No, no. Ho fatto 2, 9, 1, 10. Hai aperto. 34. Esatto. In 4 dadi. Resisti. Ok. Tu vedi che mi lo fermo, tu vedi che mi calmo e rimango in osservazione. Io gli faccio segno che sono passati tipo 10 minuti e rimane 1 ora e 20 più o meno. Ok. Allora, vedete che gli altri 2 uomini che ci sono con lui pure sono vestiti di tutto punto come dei samurai, mm-hmm, e infatti sapevi che lui aveva fatto un gruppo simile al vostro di samurai rinnegati. E sono un unicorno. Lo riconoscete più che altro da come è vestito, perché non ha simboli del suo clan che si riconoscano. E l'altro è evidentemente una gru, perché ha i capelli bianchi come quelli di Kakita. Ribaltano tutto tutta la casa, tutto il negozio. Trovano la gabbia dove venivano tenuti eventuali animali messaggeri. Dentro vedete che c'è qualcosa ancora che si muove. La poggiano per terra e Takatoshi col piede schiaccia la gabbia con tutto quello che c'è dentro. Guardo triste verso sopra, riguardo Ida. Dopodiché vedi che spargono dell'olio e uno dei 3, l'unicorno, con una pietra focaia fa prendere fuoco all'olio e la casa inizia a bruciare molto rapidamente. Okay. Quanto è lontano dalla strada lo spazio più libero che c'è, se dovessero prendere quello andandosene? Quanto riesco a vedere dalla casa in linea retta? Prima che si perdano tra palazzi o altro. Qualche decina di metri riesci a vedere. Ok.
gli faccio un gesto a lui, se vuole, quando se ne vanno posso salire e fermarne uno. In che senso fermarne uno? E vedi che... ti faccio il gesto di fermare. Ah, bloccarlo. Okay. No, fermarlo definitivamente. Quello che lui non ha capito prima, il gesto, esatto, senza essere visti? No, però io posso farlo e andarmene. Vuoi fare quello che penso? Sì, da sottoterra. Kitsune il codardo ha preso quell'incantesimo apposta per poter uscire, cecchinare uno e andarsene. Ti fa il segno della Doken. Giusto. Allargo le braccia, come dire, fai tu. Gli rispondi con mezza luna tonto. Esatto. Indietro 2 secondi, avanti calcio. Esatto. No, allora io aspetto un attimo. E beh, loro stanno andando. Una volta che è andato fuoco alla casa, non è che rimangono lì così dentro a guardare quanto è bello la bravi brucia. Bravi piromani. Li seguo un po', una massimo un centinaio di metri, per provare a capire se stanno prendendo una direzione dove c'ho un po' più di campo aperto di una decina stanno di metri. Stanno andando nella direzione del tempio. Secondo me quanto c'ho di campo aperto? Esce da sotto. Mettendomi campo, magari dietro una casa apposta se salissi sopra. Di campo aperto potresti avere un centinaio di metri tra stradine che girano tu sopra e okay. Potresti incenerirlo in fila. Io ci provo uno. No, se uno prende fuoco, visto che stanno prendendo tutto questo tempo, se prende fuoco la casa. Voi da lontano vedete che prende fuoco. Qualcosa. Okay. Esco alla distanza massima che possa avere, cercando di calcolare che ci metteranno quei 20 secondi a uscire dalla mia visuale, e piglio uno a caso. Allora, visto che c'è Kakita. Sì, dai, dimmi. Scusami, visto che c'è Kakita, mi faccio confermare che quella è la casa. Quella è la zona. Vabbè, poi saprà più. Facciamo 2 per 2 in questo caso. Io dico a Kakita, vieni con me, io vado. Che qui, lì è successo qualcosa. Prendi la spada, non si sa mai. Isawa? Sì. Tu tanto puoi vedere da sotto uscire quando vuoi in casa. Tanto ormai. Andiamo. Io voglio spuntare dietro una casa, srotolando la pergamena, iniziando a leggerla, srotolando la pergamena, avendo il più gittata possibile, anche se magari non ce l'ho diretta, ma so che stanno arrivando da questa parte, in modo che quando ho finito l'incantesimo, perché lo voglio lanciare in tutti e 5 i round. Ok, quando provi a uscire dalla terra sbatti come se tu fossi andato a sbattere contro un vetro. Prova a riuscire. È solido sopra di te. Un po' più in là. Completamente solido. E fammi una prova di caccia. La barriera. Il barrierone maledetto. No. Ah. Riflessi, quindi è 3 più 4. Buono. Bravo. Sì. 29. Vedi che dove passate ti sembra che ci siano delle talpe che vi stanno seguendo. Cazzo, è vero. Sembrano spiriti? Sì, adesso che li guardi bene, prima li avevi visti di sfuggita con la coda dell'occhio. Sono spiriti. Provo a entrare in comunione con uno degli spiriti perché mi sembrano animali della terra. Cosa, io poi sono proprio adatto, però non posso lanciare incantesimi da sotto. Quindi provo a comunicarci. In teoria comunico con gli spiriti della terra quando sono sotto, cioè nel senso che mi possono cacciare se ti mango troppo giù. Vedi che ti stanno tenendo sotto invece. Mi stanno tenendo sotto, provo a domandare perché. E loro sollevano le loro zampine facendo il gesto di boh, così. Cerco di fargli capire che è colpa di Wow se non sono riuscito a fare a onorare gli spiriti del Sakaku. Loro vedi che ti girano un po' intorno, ti punzecchiano con le zampettine mattarelle, provi a indicare e poi vedi che una arriva proprio al limite del terreno, esce e da sopra ti guarda e si mette a scodinzolare. Gli faccio un gestaccio.
non ti vede da sotto. Ma non puoi nuclearizzare la zona. E non posso salire. Non posso lanciare incantesimi. Non può fare nulla da sotto. No. Solo muoversi. Sono le cose del Sakaku che mi fanno gli scherzoni. Il bello è che non può più neanche muoversi. Sono spezzato, no, solo può muoversi. Non può muoversi. Non può uscire. Ah, è vero, perché mi hai preso il difetto di scherzi. Sì. Io provo a guardare se ormai bravissimo. Si sono allontanati oltre la cosa. Oltre la gittata. Sono pericolosamente vicini al tempio, più che altro. E sai che sotto ci sono le colonne di ossidiana. Eh sì. Quindi non sai quanto avvicinarti a quel posto da sotto possa essere una buona idea. Coraggiosa, sì. Buona. Voglio provare usando il mio ultimo incantesimo della terra. Anche se non posso usarlo, ma usando il potere. Il potere incantesimo per fare una finta. Ok. Cioè fare proprio la finta alla calcetto. Cercare di uscire da una parte e poi però eiettarmi dall'altra cercando di prendermi di sorpresa. So che sarebbe quasi impossibile, però non si sa mai. Fai una prova di cortigiano. Cortigiano con una tatto è bellissimo. Porca troia, 30. 30. Io c'ho 39 e devo tirare ancora 3 dadi. 56, la finta migliore dell'universo. Fai la finta, ti butti dall'altra parte e fai anche una prova di rapidità di mano, perché c'è più di uno spirito. Io sono a traino. No, tu sei, no, tu sei per fatti tu potresti tuoi. Pure uscire probabilmente. Buono, dai. Sì. Claudio ha ritirato, però è buono. 18, 27, 6, 36. Ti lanci velocissimo fuori, dove c'è la talpa che ancora sta scodinzolando da sopra, che ti guarda un attimo e si rituffa sotto le terra. Faccio un gestaccio, mi giro di colpo per srotolare la pergamena, mentre il tizio sta sparendo quasi all'interno del tempio. Faccio per trovare la pergamena, mi rendo conto che non ho più incantesimi della terra per scappare e mi fermo. Non scherzo, ha funzionato per te. E mi nascondo dietro la cosa e faccio... Do un paio di calci per terra e provo furtivamente a tornare dove erano gli altri. Io non lo vedo più, riemergo anch'io perché... Beh, tu la scena la vedi, se vuoi. Cioè, ah. Nel senso, tu vedi a un centinaio di metri, quindi... Tutta questa scena di lui che fa la finta, si tuffa fuori, lo vedi da fuori, lo vedi. Vedi che sto sulla pergamena tipo yo-yo, prendendo qualcosa, la riarrotolo velocemente. Vabbè, io riemergo più che altro perché da sotto da solo non è esattamente la mia zona di comfort, quindi... E io inizio furtivamente tra le case a tornare verso lui, di loro. E poi naturalmente torno con lui verso... Intorno alla casa di Akane si sono intanto radunate un po' di persone che con i secchi stanno cercando di spegnere le fiamme. Incendio. Non è detto che ci riescano, però dato che la città è semi deserta, le case, anche se bruciano, non dovrebbero causare molte vittime. Però prende fuoco il villaggio. No, in realtà essendo una città abbastanza povera di legname, come avevi notato tu, la maggior parte delle strutture è di legno. Cioè di pietra, non di legno. Di pietra o terracotta, esatto. Insomma, casa di paglia, non brucia così facilmente. Sì, sì, sì. Certo, il rischio che almeno i tetti di fianco prendano fuoco c'è sempre, però... Se fosse stata in una città della gru, per dire, sarebbe già probabilmente un cerino. Fuori, un cerino. Siete per le strade di questa piacevole città. E però è uscito Ida. Città, sì. Ho cambiato idea. La volpe ha cambiato idea alla fine. Sarebbe stato troppo. Ho cambiato anch'io, hanno distrutto tutto. Dobbiamo sperare che i messaggi delle spie. La cume degli esploratori permettano. Sì, il problema è che sono altri 3 sgherri, quindi quanta gente ci sarà là dentro? Ci saranno. Non so se la volpe è in grado di ucciderli tutti. Cercherò di metterteli in fila, così con un unico incantesimo li farei fuori in filata. È diventato il cannone il diavolo di Junior. Esatto. Non credo, la volpe non crede che funzioni così, ma si può sempre provare.
Io credo che noi siamo un libro fin troppo aperto per il nostro nemico, quindi forse dovremmo cominciare a cercare di pensare di entrare e basta. O pensare qualcosa che lui non si aspetterebbe mai. In questo confido in te. Dammi qualche ora. Dai la volpe qualche ora. Inizia a pensare. Torniamo mestamente all'accampamento. I Vavi Kakita e Isawa intanto stanno però scendendo per venire verso la città e capire che cosa diavolo sta succedendo. Anche perché abbiamo visto il macello. Il macello prende fuoco, prende fuoco una casa. Perciò vi trovate poco fuori dalle mura, a 200 metri dalle mura della città, che anche di notte non sono guardate da nessuna guardia. E vi incrociate lì. Nessuna guardia visibile, perlomeno nessuna guardia visibile. Qualcuno facciamo sicuramente sapeva di Akane perché Takatoshi è arrivato proprio preciso quando lei se n'è andata. Facciamo un tiro di caccia per capire se c'è qualcuno che ci sta osservando. Isawa, tu che sei più esperto e più amico ai campi dell'aria. Di solito sono quelli dell'aria che vengono usati come spie. 20, puoi 30, 39. Se c'è qualcuno che ci guarda. Urca. E non so. Bravo. Si può mandare un messaggio attraverso i kami? Sì. Sì, entro qualche centinaio di miglia. Ah, ok. E allora potremmo usare i kami per avvertire gli eserciti. Sono troppo lontani. La volpe ci aveva pensato e anche con l'abilità di Isawa. Non c'è una spia vicina. È lievemente distante. Sì. È lievemente troppo distante. Ci sarà, però. In un villaggio vicino, magari da Daigotsu. Daigotsu non sono a 3000 km. Da quello che la volpe. Avete messo più di una settimana a fare le montagne. Da quello che la volpe ha studiato, il raggio del kami per il messaggio abbia senso. Sì, sì, non ho d'accordo. E in più non è istantaneo. Chiaro, chiaro. Si librano comunque sull'aria. Va bene. Domani mattina dobbiamo acchiappare il novizio. 39, qualcuno ci sta osservando. Sì, ma prima possiamo vedere se qualcuno ci sta osservando. Sì, lo sto facendo. Quello che sta facendo vista dei cavi, dei cavi. Tu noti che dalle mura, da lì intorno, nessuno vi sta tenendo d'occhio. Quelle persone che avete sentito che si stavano muovendo erano tutte dentro la città, che stavano cercando di portare più acqua possibile per spegnere l'incendio. E nessuno sospetto tra chi spegne l'incendio? No, anche perché poi sono rimasti dentro, voi siete già fuori. Siamo già a me fuori. Sembra che tutto sia legato alla terra, perché l'incantesimo che hanno usato per non farci vedere le tracce aveva a che fare con la terra. Con il fuoco. Fuoco. Col fuoco. Ma non c'erano neanche le tracce di zoccoli, non c'era niente. Sì, i kami della terra hanno risposto in modo strano al tuo passaggio. No. Non lo sai. Non ce lo racconti? No. Perché? Perché ci rimette la faccia. Perché è un mio difetto che una volta al mese gli spiriti mi fanno dei dispetti e non gli do soddisfazione. Non so. Secondo me, beh, però voi avete avuto la però visione. So che non è collegato. Però tu hai avuto la visione di Nozukai sotto il tempio. Sì, con il fuoco. Ok. E sembrava, quando ho provato a chiedere agli spiriti della, quando la volpe ha provato a chiedere agli spiriti dell'acqua che fine hanno fatto i kami del fuoco. Esatto. Col fuoco cosa si può fare? Infatti non ci sono, lui sta controllando i kami del fuoco che non ci sono. Perfetto, cosa si può fare con i kami del fuoco? I kami del fuoco non bruciare sono la memoria, non bruciare sono, i passaggi. Non sono delle grandi spie. I kami del fuoco sono ristorazione, rigenerazione e fiamme ardenti. Manca la sottigliezza per fare delle buone spie. I kami dell'aria sono perfetti, ma la volpe non è molto in sintonia con quel tipo di... Però Kitsune, da quello che mi avete detto, lo spirito dell'acqua vi ha detto che sta tenendo i kami del fuoco contro di noi. O ho capito male? Hanno nascosto le tracce per nasconderle a noi. Coi kami del fuoco? Sì. Da quello che mi hanno mostrato. Poi
Ok, quindi finisce lì. Sta usando i cammi del fuoco. Ormai la volpe è abbastanza brava a capire le intenzioni. Beh, dei comunque, cammi. Dobbiamo avvisare per forza. Dobbiamo muoverci. Abbiamo ottenuto informazione che potrebbe essere vitale per le sorti di una possibile guerra. Bene, direi che non ci resta che continuare col piano originale. Domani mattina, quando il primo novizio si avvicinerà al confine per ripristinare la barriera, gli impediremo di farlo. Dobbiamo scoprire prima se ci stanno osservando in questo momento, altrimenti sarebbe inutile. Beh, con gli occhi... In realtà non sarebbe inutile. Se volessero impedircelo, dovrebbero uscire dal tempio e per noi sarebbe un vantaggio uccidere dei nemici fuori dal tempio invece di doverlo fare dentro. Quindi io non mi preoccuperei neanche di sapere se... Ma potrebbero non far cedere la barriera. Tutto il cedimento della barriera dipende dal fatto che non sanno che siamo qui. No, la barriera va rinnovata. La barriera va rinnovata ogni giorno e qualcuno deve andare fuori a rinnovarla. Ma potrebbe avere 10 persone che lo seguono nascoste. E chi se ne frega, faremo fuori anche quelle. Tanto comunque tutti coloro che sono nel tempio devono morire. Mi sembra un po' un piano kamikaze, però vabbè. Abbiamo modo di essere sottili in una situazione di questo tipo? Abbiamo provato a esserlo e ci hanno sempre individuato. Evidentemente mi serve una freccia Patriot. È possibile. No, non siamo neanche obbligati a schierare tutte le nostre armi. Picchiate, è difficile decidere di entrare volontariamente in un tempio che ti rende pazzo. Il problema fondamentale è che non abbiamo speranza di risolvere niente se non entriamo in quel tempio. Ma cos'è successo in città a parte il fuoco? Il mio caro amico era già là con due dei suoi sgherri. Ha distrutto la casa, ha ucciso l'animale e poi se n'è andato. E se provocassimo una sommossa? Segno che sapevano... Ma se non c'è nessuno... Apertamente della nostra vecchi, spia... Vecchi, donne e bambine possono far casino. O lo sono venuti a sapere nell'ultimo momento. Se sapevano effettivamente di Akane e di noi, sappiamo che ci stanno tenendo d'occhio. Esatto. Sì, altrimenti non avrebbe senso distruggere la casa di Akane. Oggi. Esatto. Io ho guardato a giro più di un'occasione e non ho mai visto nessuno. Perché probabilmente ci stanno osservando in altro modo. Non mi avevi raccontato che l'ultima volta c'erano tipo degli insetti della terra che vi stavano tenendo d'occhio? Sì. Sulle provviste. Non vi sembra comunque anche strano che questa città, benché l'esercito si sia spostato, ottimo, fantastico, meno problemi per noi in questo momento, ma non lasciare nemmeno un manipolo di guardie che facciano delle domande a chi no, arriva? No, ma perché ci stanno aspettando. Solo che la domanda fondamentale è: sanno che siamo già qui? A questo punto pare di sì, ma a questo punto non possiamo entrare dalle porte del tempio, per quanto onorevole sia, è un suicidio inutile per chiunque. E ma... da quale altro lato vuoi entrare che non sappiano già? Potremmo fare qualcosa che non si aspettano e costringere almeno qualcuno a uscire. Andare via? No, magari la volpe la butta lì, non prendete assolutamente la sua parola come quello dovrebbe essere, solo per buttare l'idea e discuterne. Potremmo dare fuoco alla città. A che cosa abbiamo noi che interessa al Mao Tsukai? Questa è una bella domanda. Quello è l'unico modo che abbiamo per attirarli fuori. Qual è il modo? Cosa abbiamo noi? Non lo so. Una spada d'ossidiana? No. Con un tempio? No. Interamente fatto di ossidiana? Chi dice che ne abbiamo qualcosa che interessa al Mao Tsukai? I kami hanno detto che tutto questo è stato fatto per nascondere le cose a noi? Sì, noi ma... Noi in particolare? La volpe è d'accordo, sta cercando di capire perché? Non lo so, ma evidentemente noi abbiamo qualche cosa che a lui interessa, altrimenti perché che cosa può essere? Questo? Lo so io cos'è. Abbiamo l'erede. Abbiamo il sangue. Io non sono l'erede di nessuno. Sì, abbiamo colui che può ospitarlo per altri mille anni. Eh? È vero. Cosa?
Ecco perché lo vuole dentro. E come lo attiriamo fuori? Minacciando di ucciderlo? No. Non sarebbe credibile. Portandolo via. No, scusate, scusate, scusate. Questa teoria avrebbe senso, ma c'è una falla. Vai, Kakita, tu sei un cervello sicuramente più fine del mio. Xiang non avrebbe cercato di uccidere per primo lui se fosse stato mandato dal Mao Tsukai. E lui è stato il primo a cadere. Tecnicamente non l'ha ucciso, però. Non l'ha ucciso perché noi abbiamo ucciso prima lui, sarebbe morto. Dici? Ok. Beh, sono arrivato in fondo, quindi. Cosa può volere che abbiamo noi? A parte due che in comune il sangue. Sei il figlio del guardiano del muro, ma la tua caduta farebbe solo incazzare i granchi. E quindi sarebbe controproduttivo. Controproducente. Vale. Non guardare me. Lasciamo perdere. Kakita. Non so. Akuseki. Akuseki e tutta la sua famiglia potrebbero essere un motivo valido per fare tutto questo? Non lo so, è possibile. Isawa, tu sei sempre stato portato a interpretare i segni. I segni mi hanno detto che loro vogliono la fine del leone. E a nord, il territorio dei leoni. Molto alla lunga. Però se vogliono delle girare montagne nel mezzo. Da qualche parte si ma perché nascondere l'esercito a noi e volerci attirare nel tempio? Perché siamo gli unici che sanno dove l'esercito può essere andato? Perché pensate che vogliono attirarci nel tempio? Se stanno mettendo una barriera per non farci passare. Sei mai stato a caccia nella foresta dove sei rimasto per 20 anni? Più di una volta, ovviamente. Che cosa fai per attirare un animale in trappola? Gli offri un'esca. Gli offro del cibo. Gli offri del cibo, lo metti in un posto facile da raggiungere e aspetti. Non c'è tutta questa resistenza che non ci vogliono far entrare. Hanno fatto andare via tutti gli uomini abili a combattere. Se questo è quello che pensiamo, allora non dobbiamo entrare. Ma come li attiriamo fuori? Perché il nostro scopo rimane sempre quello di ucciderlo. Lasciatemi fumare e ragionare. Beh, semplicemente possiamo. E chiedere consiglio. Se siamo osservati, lasciamo spazio a Isawa. Sei sicuro che lui riesce a cogliere il sale della foresta? Ma si sta allontanando. Non è che non posso aprire il bocca e dire la mia, Beh. Ma lasciamo concentrare. Aspetta che si allontani. Fagli leggere i segni. Mi metto lì a ticchettare le dita prendendo tempo. Isawa. Mi viene in mente solo cose sbagliate da fare. Però puoi sbagliare così tanto che prima o poi una giusta la zecca. Se riesco a sbagliare tanto tanto tanto, torno indietro e comincio faccio a correre una cosa leggendaria. In accappatoio per la città. In realtà grandissimo. In realtà noi possiamo nascondere un oggetto. Cioè, ma tu non hai un miliardo di divinazione? Poi sì. Scusa, ti sei allontanato. Guarda per divinare. Guarda i segni. E poi ci facciamo un'idea, perché così è troppo vago, non andiamo da nessuna parte. No, un miliardo di divinazione, che l'altra volta ho fatto tutti 10, non so come mai. Cioè, no, ma così, c'è di me. Riprovaci. E comunque l'altra volta è andata benissimo e l'unica cosa che sappiamo noi è che sei bravo a farlo. Mo' cazzi tuoi. Esatto. Vabbè. Non sappiamo che in realtà c'hai uno e hai fatto 92 10. Io faccio visto una divinazione, un messaggio, ma non per quello che pensano loro. Allora sono da un'altra parte. Non fai una divinazione e poi chiedimi quello che vuoi chiedere. Loro tanto stanno separati a farsi i fatti loro, quindi. Ma se tu vuoi comunicare con qualcuno, qual è il kami? Aria ed è un incantesimo di terzo, ma che è una sola mandata. Cioè io posso mandare un messaggio ma non riceverne. No, lo ricevi anche, ma lo puoi mandare al massimo a 100 miglia. Ai, aria a te. Ma lo ricevi anche la risposta? Sì, il fatto è che è un uccello fatto d'aria che vola velocissimo fino a lì, ma vola. Ci mette qualche ora. Non è i corvi di Game of Thrones. Che infrangono la barriera dello spazio-tempo. Sì, va bene. Mamma
Perché tu non lo vedi, ma nelle scene tagliate mettono l'ala sulla fronte e si teletrasportano pensando hanno imparato da una razza dopo che Namek è esploso. Se no come Orphan, che bastava dire via, lontano, e si teletrasportava. Che tiro di merda. Minchia di merda forte. Porca, non hai fatto più di 5. Ma infatti questo è quello che temevo. Dadi mi stanno spingendo a fare una cosa che non volevo fare. Lancio un messaggio. Legacy. Purtroppo la mia divinazione non funziona. Sono lì da un po'. Non riesco a concentrarmi. Kami non mi dicono un cazzo. Inizio a nervosirmi. E mi ricordo con i Kami, bello. Di quello che mi ha detto mi hanno detto i Kami durante la mia precedente divinazione. A chi lo vuoi mandare? Che pensi che voglia mandare un messaggio? Spero non a Matsukai. Al nemico. A Mau Mau. Eccolo. Sì. È un messaggio, già sa che siamo qua. Non mi No, no, mi piace. Tanto no, scusa, è il primo. Siamo anche lì, non è neanche un'interurbana con i cani. Questo è il primo range, 10 miglia. Sì. Quindi vai. La difficoltà è 10. Vai, provocalo. Voglio provocare. Se vuoi, puoi spendere un raise per farlo anche arrivare anche a un'altra persona. Per ogni raise che prendi, contare di difficoltà di base è 10. No, non mi interessa. Cioè, io voglio mandargli un messaggio. Perché i Kami. Non mi spiegare perché. Manda il messaggio e vediamo dopo. Sentiamo che messaggio. Non fare le anticipazioni. Esatto. Spoiler. Non ci spoilerare la strategia, dai. Ho una domanda. Tecnicamente, sì. Se uno facesse Whispering Wind e poi lanciasse un messaggio, e l'altro dovesse rispondere, sì. Varrebbe comunque l'incantesimo di sapere se sta mentendo? È una roba assurda. Sì. Però se lui risponde, sì. Quella è la sua risposta. Se fa una domanda ed è una risposta, ha senso, è comunque un dialogo. Io ci provo. Vai. Sommiamo il rank dei livelli. Questo. Per il TN. Per fare le due cose. Ah, per fare un tiro solo? Sì, perché in teoria non potrebbe usarlo così l'altro. Quel Whispering Wind, cioè dovrebbe però se fare... risolviamo almeno aumenta un po' di difficoltà. Dovrebbe fare la domanda e istantaneamente 20. Dopo lanciare l'incantesimo. No, se più senso che dice. No, in teoria non puoi perché c'ha raggio di 6 metri Whispering Wind. Però se lo fai in combo con la però cosa è 6 metri sì, da te che ricevi un messaggio. Dai, dai, carino, sì. Diventa di terzo, quindi la CD è 20. E allora faccio vai, così Lorenzo, semplicemente vai. Faccio prima faccio vai, vai, vai. Dacci un brivido. C'è un 19 attenzione. Già 10, 28 passato 9, 9, 9 7. Evviva. Bravissimo, grande. Che cosa gli vuoi mandare come messaggio? Ah, io gli chiedo semplicemente che cosa vuoi. Gli fa un sussurro, poi sparisce. Perché se lui risponde, qualsiasi cosa risponda, io so se è vero o falsa. E quindi mi dà comunque un'informazione. A meno che non risponda. O non risponda come la spia di prima. Se mi risponde una cosa falsa, cosa gli dici? Cosa non vuole da noi. Sì, ma non ci dire la strategia, dici cosa gli dici e vediamo come succede. Te l'ho chiesto cosa vuoi da noi. Perché tanto quello che sta facendo lo so. Ma lui ha fatto in modo che arrivassimo da lui, quindi vuole qualcosa da noi. E io glielo chiedo. Lui, fra l'altro, magari c'ha questa connessione che lui ha ventilato e io ci provo. Vediamo. Cosa vuoi da noi? Ognuna delle vostre vite. Ed è vero. Ed è molto vero. Credo che sia vero. Porca troia. Vedi che Kitsune è sempre stato l'eroe. Tutti andiamocene via. Quando torno e vi racconto questa cosa, mettendoci un po' di pathos, perché sennò. E mettici un po' di pathos, raccontacelo. Vi faccio notare una cosa. Vabbè, cosa vi devo dire? Lo sai già cosa ho fatto. Vabbè, se vuoi te lo dico. No, non lo so gioco, cosa ho fatto. Noi abbiamo pensato che hai fatto divinazione. Non sappiamo che hai mandato un messaggio. Ho comunicato col nemico. I Kami non sono presenti qui. Niente mi permetteva di guardare quello che sarebbe successo, ma ho fatto un tentativo disperato. Hai mandato un messaggio verificando, a Matsukai? Sì, verificando ciò che lui davvero desidera. Kitsune è un po' fiero di te. E i Kami sono riusciti a dirmi che ciò che desidera è vero, vuole ognuna delle nostre vite.
Perché? Ma vi faccio notare una cosa, ha detto ognuna. Ma perché? Perché gli servono tutte le nostre vite? Ma... questo è un vero, il mistero. Nella frase nasconde un'altra informazione. Sì, ma cosa mai attenti. Ha fatto la volpe al Mao Tsukai? Sareste stati voi. Sareste bravo di rompere indirettamente anche al Mao Tsukai. Ma la volpe ricorda sapere. Esattamente tutti coloro a cui ha dato fastidio. Magari un tuo parente. Non cioè voi. No. Una possibile risposta, non l'unica, è che noi gli facciamo paura in qualche modo. Possiamo fare qualcosa contro di lui che lui teme. Che questa che è una facendo, ma quanto pare non è quello, la sola risposta. Ma pensiamo a qual è questa cosa che lui teme. Perché se davvero voleva distruggerci proprio ognuno di noi, è perché noi abbiamo un'informazione che non deve essere riportata da qualche parte. Qual è stata? Cosa gli avrebbe hai potuto dire voglio la vita cosa di voi. Che cosa vuole da noi? E lui ha detto ognuna delle nostre vite. Oppure siamo in possesso di qualcosa. Oppure siamo legati a lui in qualche modo. Possibile che tutta la missione dei lupi dall'inizio sia stata indirizzata? Dall'inizio. In che senso? Che tutto quello che è accaduto, Bayushi... ci ha portato qua il Dagotsu e tutto quanto ci ha portato qui tutto per volontà di qualcuno che si è organizzato prima per far avvenire questa cosa. Sì, ma perché noi e perché avrebbe bisogno delle nostre vite? Non lo che so che diavolo di ma... scopo. Beh, vi ricordo che c'è una pergamena di mezzo che ormai non è più un problema, non c'è Xiang. No, dipende dal contenuto della pergamena se è un problema o no. Ma di cui noi non sappiamo nulla. Ma se Kakita, tu te ne intendi di questo? Se ci ha invitato, se sa che siamo qui e praticamente vuole che entriamo nel tempio, vuol dire che sa di essere totalmente in vantaggio. Quindi sicuramente non ha paura che entriamo nel tempio a prendere la pergamena? No. No. Anzi, forse l'ha anche già usata la pergamena. Vuole che entriamo, è chiaramente una trappola. Nida. Sì. Terre d'ombra sono la tua specialità e i territori prima in pericolo sono quelli del granchio. Cosa vuoi che facciamo? Oh, io dubito che i territori in pericolo siano quelli del granchio. Sono quelli meglio difesi di tutti i territori di confine. I territori primi in pericolo sono quelli che arrivano oltre il muro da un'altra via. Quelli sono i territori davvero in pericolo. Questa pergamena potrebbe averla già usata, giusto? Per quanto ne sappiamo, sì. Potrebbero essere successe un sacco di cose. Il rito che sta effettuando potrebbe essere parte di questa pergamena? Non abbiamo idea di che cosa stia facendo. Quindi. Guarda, l'unica cosa che sappiamo è che lui continua a saltare da un corpo all'altro. Non sappiamo quanto durano i corpi che possiede. Potrebbe anche darsi che lui abbia bisogno di una determinata quota di sacrificio per potersi consentire il passaggio di un altro corpo. Ed è questo il motivo per cui ha bisogno di tutte le nostre vite. Sì, ma perché le nostre? Forse c'è una discendenza in ognuno di noi particolare? Da chi c'è stata data la spada di ossidiana? Forse i nostri antenati hanno fatto qualcosa. La spada di Akuseki. Akuseki non è qua, l'avete lasciato. Cosa hanno fatto i nostri antenati? Stiamo tornando al campo perché per cui potrebbero essere legati a lui. Dimmi. Non possiamo bisbigliare. Cosa hanno fatto i nostri antenati per far sì che siano legati a lui? Legati a lui. Sì, ma i nostri non c'entrano niente. Siamo sicuri? Sì. Nessuno della mia famiglia ne ha mai parlato. Non sapevo niente di Mao Tsukan né che eri collegato. Nessuno della famiglia della volpe ne ha mai parlato. Noi sappiamo quello che è successo ai nostri nonni. Voi sapete che facevano parte di un gruppo simile al vostro. I dettagli però non potete essere sicuri di sapere tutti i dettagli. Abbiamo qualcosa di Xiang? Certo. Cosa? A parte il cadavere? Questa piccola ciotola che usava per mangiare. Ah, già giusto. Che io ho tenuto tutti i cazzo di oggetti addosso. E l'aveva... di legno. L'hai presa dopo. Quando che è morto. Tornato prima. Dopo. Senza toccare il suo cadavere. Tieni. Posso fare un tentativo? La volpe può fare un tentativo disperato, non porterà niente, ma... tenta. E si concentra
cerca di toccare lievemente gli spiriti del vuoto e la visione inizia a andare sempre più nel dettaglio, tipo microscopio sulla ciotola, cercando di analizzare l'essenza e quel poco di energia degli spiriti che è rimasta intorno, e lancio leggere l'essenza. E leggi Made in China. Esatto. Taiwan. Sì. Vedete se ci sono rays. 45. Corea. Read essence. Non rays. 3. Quindi 15, 20. Voto 4. Più rays 3. Bravo. Ritira. Ma già quello ha fatto 20. Ok, ce l'ho fatta. Entro in risonanza. Le memorie di chi le ha tenuto. Vedo gli eventi che hanno sono inerenti a chi ha toccato questa ciotola. Posso vedere la visione di l'ultimo che l'ha impugnata e tutti gli eventi più grandi che gli sono capitati nella vita. Oh, fantastico. Xiang. È l'unica cosa che direi che combattere contro il Mao Tsukai. Immagino. Allora, la prima cosa che vedi è quando suo nonno gli ha dato la ciotola in regalo. Era una ciotola che veniva passata di generazione in generazione. Che culo! E questa ciotola ha un significato profondo per Xiang. Esatto. E vedi che il nonno gliel'ha data dopo che Xiang aveva fallito una delle sue prove, tipo invertire il flusso della cascata. Quindi come consolazione? Esatto. E faccio un sorriso mentre riguardi i ricordi. Cioè, il nonno non era così malvagio come lo descriveva. Vedi, la prima volta che avete mangiato insieme e che lui ha usato la sua ciotola per mangiare insieme a voi. Scendo una lacrimuccia sulla maschera. No. Xiangone, era quello che ci avevo fatto le missioni insieme. Vedi quando... ti ho visto uccidere il tuo primo ninja con un colpo solo. Quel momento c'è. Sì, assolutamente. Vedi anche quando eravate già nelle terre d'ombra e ha buttato via praticamente la sua giada. O quel che ne rimaneva. E non era ancora corrotto. Tipo compulsivo. Ah, ok. Vedete quando ha trovato la pergamena, ha iniziato a studiarla e a provare ad andare avanti e indietro. E poi vedi quando è arrivato davanti al Mao Tsukai, livido di furore, come non avete mai visto Xiang, che è sempre stato comunque abbastanza contenuto. No, Xiang, la rabbia. E il Mao Tsukai l'ha guardato soddisfatto e gli ha detto: finalmente, tu sarai il primo. Ha schioccato le dita. Bilanciato, perfettamente bilanciato, come tutto dovrebbe essere. Vedi che sembra non succedere nulla, anche se vedi il Mao Tsukai brillare di un leggero bagliore rossastro. Xiang prende i due falcetti di ossidiana che avevate e si lancia con tutta la velocità di cui era capace Xiang a infilare i falcetti nel corpo del Mao Tsukai, che rimane fermo a braccia aperte a prendere il colpo. E in quel momento vedi Xiang cadere a terra. Provo a focalizzarmi sulle mani per vedere se è qualcosa inerente al fatto che ha usato i falcetti contro una persona e magari c'è qualche vena nerastra o qualche segno che è colpa dell'ossidiana. Quello che vedi è che quando il Mao Tsukai rigira il cadavere di Xiang con il piede, Xiang ha esattamente due fori sul petto nei punti dove ha colpito il Mao Tsukai. È morto sul colpo praticamente. E il Mao Tsukai prende il sangue che sta uscendo dalle ferite e inizia a tracciare dei segni sul petto di Xiang. Allunga una mano dietro di sé, prende una katana di una fattura come non hai mai visto una katana. L'ho vista nello speciale. Si avvicina a qualcun altro che sta sempre nella stessa stanza, ma un po' in penombra, e vedi che ha praticamente raccolto il resto del sangue di Xiang nella ciotola di riso. Di riso.
tengo la mano sopra. Arriva davanti al, a quest'altra persona che assomiglia tantissimo ad Akuseki. Taglia il ventre di questa persona e raccoglie dell'altro sangue che sembra nerastro all'interno della ciotola. Lo mescola e lo fa bere al cadavere di Xiang, che lentamente si rialza, e il Mao Tsukai gli dice: portami i tuoi compagni, pagheranno come tutti gli altri. Questo l'ho ripetuto proprio come se fossi io che lo dico. Portami i tuoi compagni, pagheranno come tutti gli altri. Quindi non ci avrebbe ucciso, ci avrebbe portato lì. Xiang non può essere ferito dalle armi, o non, la volpe non sa se dalle armi di ossidiana o qualche protezione degli spiriti, ma Xiang è morto con le ferite mortali che ha inflitto al Mao Tsukai. E prendo la ciotola, l'appoggio per terra e provo a spaccarla. Beh, non è particolarmente difficile. La spacco. Quindi quello che hai visto è che il Mao Tsukai è immune all'ossidiana? Quello che la volpe ha visto è quello che ha visto Xiang. Lo ha attaccato con la velocità che solo Xiang, il Mao Tsukai non ha fatto in tempo neanche a alzare lo sguardo. Conosciamo tutti la velocità di Xiang. Beh, certo. I due falcetti di ossidiana e due kama erano piantati in punti vitali. Come sappiamo tutti, Xiang è in grado di colpire perfettamente un punto vitale. Era. E Xiang è caduto con le stesse ferite, il Mao Tsukai illeso. Quasi illeso. E ha preso il sangue di qualcuno degli Izawa, molto probabilmente. Aveva una somigliante di... Scusa. Degli Akuseki. Ah, ok. No, perché il mio personaggio non si chiamava tipo Akuseki. Sì, beh, era sempre una famiglia... Era della, Fenice Izawa, perché un'altra della Fenice, no? Era un Akuseki. Ma gli Akuseki non hanno nessun sangue nobile, nessun sangue che porti a... Beh, nobile che no. Che sia legato a Kami o altro. Ma lo zio era a giro poco tempo fa in queste terre. E aveva dentro di sé qualcosa che doveva essere contenuto. Sì, a quanto pare. Non è che ho ucciso dallo zio. È ritirata? No. No, eh. Lo sapevo. A detto. Caccia. Però. Camminando indietro invece che avanti. Mi piace. Più o meno. Di solito i granchi vanno di lato. Qual è il piano? Il piano è farlo uscire. E mano a mano che loro escono, noi ci avviciniamo a terre sicure. Ci fidiamo dei Dagotsu? No. Quindi andiamo verso nord. Noi andiamo verso il giardino di Giada. È un po' lontanino da qui. Abbiamo alternative? Andare nel punto più vicino al muro? No. Noi dobbiamo allungare la catena tra il tempio e loro. E il nord. Più loro si allungano, più li possiamo logorare, sfiancare, ammazzare. Sei tu. Non è una battaglia frontale. Ci penseranno i popoli di Rohirrim a difendersi. Dall'esercito si difenderanno i popoli di Rohirrim. Noi dobbiamo stanare queste persone dal tempio e non farle giocare dentro il tempio. Dobbiamo andare verso qua, giusto? Noi siamo qua giù. Sì. Scusa, te la metto dritta. Noi siamo... Voi siete vicini alla punta. Noi siamo qua. Giusto? Esatto. Perché il mare sarebbe stato... E il giardino di Giada è tipo qua. È a metà strada, un po' qui. Più su. Sì. Ma comunque però è più vicino al granchio. Sì. Sì. Quindi dobbiamo andare di qua. E Izawa, tu hai dimostrato di essere in grado di mandare messaggi a una certa distanza. Se mentre passiamo di qua costeggiando, continuiamo a tenere dei messaggi... per le mura, che sono a meno di 10 miglia, tu puoi tenerli informati... Meno? Di 100 miglia. No, beh, sì, di una centinaia di miglia. Tu puoi tenerli informati mentre andiamo verso sud, e se qualcuno ci segue, non segue l'esercito. La volpe si fa inseguire spesso. Non la volpe, la volpe. Certo. E di solito inganna sempre. Beh, direi che a questo punto è il caso di mettere gambe in spalla e andare. La volpe ha solo una cosa. Perché se ci stanno, fare.
Perché se ci stanno spiando e ascoltando, io non aspetterei qua la notte con l'intento che ci stiamo andando. No. La volpe è solo una cosa che vorrebbe fare, però. Spara. Aspettiamo che arriva il colui che deve rinnovare la barriera. Vuole provare la mira. Kitsune, quella è proprio l'esca. Noi dobbiamo farci vedere da lui, quindi. E tiro fuori la pergamena e mi siedo rileggendola e guardandola. Quanto ti serve per leggere questo sbobinone? Ma ormai una trentina di secondi. Vuoi fare la gara? Che una trentina di secondi sono tipo 3 round, se non sbaglio. 6 round. Sei round. Vuoi fare la gara? Lo ammazzo io prima che lo ammazzi tu. Beh, se in caso dovessi ammazzarlo tu, come è giusto per un vassallo, la volpe penserà a bruciare il corpo dopo. Ah, va bene, ti darò 25 secondi di vantaggio. Va bene. Io proverò col mio arco. Che poi il concetto di secondi. E ci prepariamo a nuclearizzare il primo tizio che arriva e poi andarcene. Ti do 5 rintocchi di bambù di vantaggio. La notte non passa tranquilla, anche perché Akuseki... cosa raccontate di tutto questo ad Akuseki? Che non era con voi? Tutto. Tutto. Io sì. Lo caricherei proprio di incazzatura, anche. Visto che al limite, secondo me, un po' di rabbia lo tira su. E io in tutto questo volevo solo buttare lì per vedere se ritorna la discussione chi è, perché lo so, ma io non me lo ricordo... Chi è che gli aveva dato la spada di ossidiana dicendo vai ammazza? Il padre. Il padre, no? Ok. E due. No, era per vedere quanto mi puzzava o no. Però per il momento no. E no, il padre semplicemente ha detto guardi, c'è scappato lo zio, va là a coppà. Il padre in realtà ha detto Va a riprendere nella peggiore delle ipotesi usa la spada. Esatto. È un po' diverso. Sì, è vero. Ok. E aspettiamo. Non dovremmo guadagnare più terreno possibile? Oh no. Sì, ma prima dobbiamo far capire quali sono le nostre intenzioni. Comunque. Le nostre intenzioni sono quelle di... Noi ce ne andiamo e chiunque prova a seguirci viene annientato, che probabilmente li invoglierà. Quindi o richiama l'esercito, se ci vuole fare catturare in grande stile, o manda fuori i suoi sgherri da quel cavolo di tempio e allora ce la giochiamo. E come abbiamo visto in Xiang, te la cavi con le trappole, quindi... Ma lui non uscirà mai di lì. Che ci stia. Se è noi che vuole. Se è noi che vuole per farcela pagare. E comunque una volta che gran parte dei suoi sgherri sono stati annichiliti, possiamo sempre tornare. Ad ogni modo sarebbe anche interessante capire se quello che ha detto Isawa ha del vero. Chiedere ai nostri genitori, ai vostri perlomeno. Io non è il caso che mi faccio vedere. Se c'entrano che qualcosa cosa hanno in tutto questo. Che cosa hanno mai fatto loro o... Qualcuno prima di loro a questo Mautsukai. Penso ai vostri. Non credo che la Matide fosse in questo gruppo prima di me. La sensazione di essere venuti fin qui e il nostro obiettivo si trova lì, indico il tempio, e scoprire che in realtà non abbiamo abbastanza informazioni, tornare indietro con un'idea di cosa fare, interpellare i nostri parenti e sapere cos'è. All'idea di un buon piano, siamo già morti e siamo nel... Io sì. Io credo sì. Ecco perché è un buon piano. Dobbiamo ricambiare nome, i Nue e gli Upi non hanno mai avuto un piano decente. No, ma io sto pensando una cosa. Tu, mentre tu cerchi il nome, noi cominciamo. Innanzitutto... Vorrei che voi... Date fuoco alle polveri e fate fuori quel novizio. Se non altro per rispettare il piano originario. Io vorrei che voi mi convinciate a non fare una cosa. Sarebbe questa cosa? Beh, per adesso la cosa. Ma ce la stai dicendo o sei te che ce la stai dicendo? No, la sta dicendo. No, ve la sto dicendo in Jawa. Ok, scusa, no, era molto più. Sentiamo. Vai. Siamo stati incaricati di recuperare una pergamena. Quante possibilità ci sono che questa pergamena esista davvero all'interno del tempio? Siamo stati incaricati di recuperare una pergamena. Beh, Xiang voleva recuperare una pergamena. Ah, appunto, erano fatti Xiang, mica nostri. Beh, Xiang era un membro dei lupi. Quando ci sarà occasione esiste ed è dentro il tempio. In teoria questo gruppo non dovrebbe neanche esistere al momento, visto che Bayushi... Ma scusa, quello che ci ha mandato qua, che sapeva tutto di noi. Sapeva che Xiang doveva recuperare una pergamena e quindi gli ha detto dov'era.
l'ha usato come incentivo era il movente per Xiang, okay, per partecipare. La mia domanda è: questa pergamena, tu nella visione non hai visto pergamene? No, c'era una spada di... non l'ho mai visto, la volpe non se ne intende, ma non ha mai visto un'arma fatta così. Quando ho avuto la visione, i kami mi hanno detto che all'interno del tempio avremmo dovuto correre e non toccare nulla. Quindi lo stiamo facendo, corriamo e non tocchiamo nulla. Corretto. Spesso i kami vanno interpretati. Correre veloci all'interno del tempio, hanno detto. Dettagli. Quindi sto pensando, se siamo così bravi da farci inseguire all'esterno del tempio, mm-hmm, significa che il nemico ritiene che ce ne stiamo andando. Ma sì, abbiamo un buon piano. Ma se anche solo uno di noi rimanesse, il nemico sarebbe all'oscuro di questa persona. A meno che non ci stia guardando ora. Sì, il problema è e non ci sarebbero più gli sgherri all'interno del tempio. Sì, se lo trova però è un passo in più verso il suo obiettivo. Potrebbe fare la fine di Xiang. Ovviamente sarebbe... questo però è... sarebbe un'azione molto pericolosa e molto azzardata, ma il nemico non se l'aspetterebbe che uno di noi entrasse nel tempio. No, non se l'aspettava con Xiang. Perché il sa che ce ne siamo andati. Per fare cosa? Io penso che all'interno del tempio ci sia qualcosa che possa impedire a lui di fare quello che sta facendo. Potrebbe essere la pergamena che potremmo rubare, ma anche la persona che sta tagliando per fare i suoi rituali. Potrebbe, la persona all'interno del tempio potrebbe scoprire qualcosa di fondamentale. Ma è quello che vuole. È impazzito. No, lui vuole tutte le nostre vite. E se è convinto che ci stiamo andando, manderà contro di noi i suoi sgherri. E a quel punto non si aspetterebbe mai che qualcuno entrerebbe nel suo tempio, perché sa che ce ne siamo andati. Non sei solito venire con noi, ma i lupi agiscono in branco. Ho un brutto presentimento anche. Per quanto mi dia fastidio dire quello che sto per dire, un lupo, o quel che ne rimane, o un quasi lupo, non è qui. È rimasto nella città della memoria. Chi? Umon. Umon. E tu chiederai chi è Umon? Sì, chi... Uno scorpione. Che sta molto... L'unico scorpione che era nel nostro Kakita. Gruppo non è... scusa, Kakita. Non era... sì, scusa, non voglio dire... Il fratello. E da quando è diventato un lupo? No. Da... beh, sì, diciamo onorario. Che ha cercato di fare gli esami. Onorario? Diciamo che lei era che un cazzo lupo. Stai dicendo? Ascoltalo. Lei era un lupo. Ah sì, aspetta, forse questo gli era stato detto. Umon ci ha aiutato. Cosa c'entra con questo? No, scusate, Ivao sa tutto perché è stato ferito con noi nella sala del leone quando eravamo. No, non me lo ricordavo. Con la Bayushi, quindi. Sì, sì, c'eri. No, c'ero. Scusate, no, dimenticavo, ricordavo male io. Sai, so. Il punto non è che cosa ha fatto lui per i lupi o con i lupi. Se la nostra teoria ha senso e lui vuole il sangue di tutti, anche quelli... uno degli antenati della sorella, esatto, che ha lo stesso identico sangue di quello che è rimasto, sangue di Umon. E quindi sta facendo, dopo Tempio di Giada si va a recuperare il mezzo lupo. La strada è tornare alla città della memoria e ripetere praticamente quasi esattamente il percorso che abbiamo fatto all'andata, tranne i Dai Gozzo. Cioè, quindi da quello che sospettate, praticamente questo Mao Tsukai sta cercando di farci fuori tutti noi e tutti quelli che facevano parte. Abbiamo poche informazioni per saperlo, dobbiamo a quanto pare forse c'entrano qualcosa. Come è uscita sta cosa che c'entra qualcosa dei nostri antenati? Io l'ho detta. Lui. Che gli è perché lui il messaggio che ha dato è stato: voglio ogni vostra vita. E io mi sono ricordato che questa frase poteva avere a che fare con i nostri antenati. Nel mio caso so il perché, nel vostro no, però mi ha messo la pulce all'orecchio. A ogni inteso di dinastia. Siamo la vita di ognuno di voi. Le nostre dinastie sono in qualche modo legate a questa cosa. Noi non abbiamo mai fatto nulla a questo Mao Tsukai, fino a che non ci siamo messi in viaggio, ma tutto questo era già partito.
e anche a metterci in viaggio non è che gli abbiamo fatto chissà cosa finora. Se ce l'ha con noi è qualcos'altro. E forse, se ricordate, Bayushi non ha cercato di uccidere noi. Sì, sì. Anzi, ci ha chiesto di farci da parte. No, Bayushi inizialmente ci aveva chiesto di farci da parte. Sì, sì, però era... Sì, era... Era controllato da lui. Sì, e se voleva lui le nostre vite, non ci avrebbe fatto uccidere da Bayushi. Certo, volevo uccidere Amatsu, infatti, in quel momento lì. Beh, l'unica cosa che possiamo fare adesso è lasciare un messaggio. E andare verso il giardino. Sì, senza dubbio. Siamo arrivati davanti al boss, tipo davanti a Ganondorf, e ci manca. Ah no, dobbiamo grindare ancora. Quindi... Abbiamo visto il livello sopra. Quindi sabotare il tempio o vedere cosa c'è al suo interno? No, credo che sia più prendere l'esca per dire noi possiamo prenderla e andarcene. No, no, infatti ho detto, quindi sabotare il tempio o vedere cosa c'è al suo interno. Sembra una follia. È qualcosa che riuscite a convincermi sia sbagliato. Isawa. Io credo che sia un'impresa degna, ma io credo che fuori non ci debbano essere solo un branco di lupi, ma ci debbano essere degli inquisitori, della Fenice e del Granchio. Con una forza d'urto di quel tipo si può entrare in quel tempio. Con una forza d'urto militare non si può entrare nel tempio. Io concordo appieno. E se vuoi un ulteriore convincimento perché il tuo onore ti impone di andare, sappi che la mia spada di bambù non ha onore. Velate minacce. Esatto. Ebbene, sei un lupo. Quando i lupi sono in difficoltà, chiamano il resto del branco. Questa volta il branco sarà un po' più esteso. Però. Ma non siamo dei nuvi. Adesso siamo di nuovo dei lupi. A quanto pare non piace a nessuno. Adesso siamo di nuovo dei lupi. E fino a che la volpe non ne troverà uno migliore. Abbiamo scoperto di essere un branco. Per qualcosa che risale al nostro passato. Noi l'abbiamo sempre saputo. Mi giro, faccio per andarmene, poi mi fermo dicendo: no, dobbiamo aspettare. Ah, non ci e ora? Non ci conviene catturarlo. Ah, no, dobbiamo ammazzare. Non uno. Ci conviene catturarlo il tipo. Avete una gara in sparire. Corso. Perché? 25, hai detto 25 secondi. Sì, quello te li lascio. Anzi, riposo e poi medito al mattino. Perché? Per svegliare un'unica freccia in faccia a quel tizio. Perché è morto? Non sarebbe un'ottima fonte di informazioni? No, è il primo segnale. Abbiamo già ottenuto delle informazioni. Io farò da arbitro. In quanto parte completamente neutrale. Va bene. Io, se siete d'accordo, comincio a preparare una pira. Così vedono bene da dove sono. Ah, proprio! E Ivao, tu sarai il primo a portare la spada domani. Ce l'ho già ora. Continuerai a portarla anche domani. Bene, allora, questa riga la volpe deve provare a leggerla meglio questa riga e inizio a studiare fino a che non arriverà il tizio. Vedremo. Al mattino il sole sorge e voi iniziate a trepidare in attesa che questa persona compaia all'orizzonte. Io mi faccio il calcolo di quanto devo leggerla veloce per riuscire a lanciarlo in tipo 3-4 secondi prima dei suoi 25 secondi. E no, prima facciamo l'iniziativa. 25 secondi. Ma se vinco prima iniziativa. Io, ma io non lo faccio a 25 tutti. Secondi, io lo faccio a 15. Mi prendo Graze e lo lancio prima. Vabbè. Per quello ti ho detto 25 secondi. No? Abbiamo dell'acqua, le borracce. Sì, avete dell'acqua. Ok, posso provare a fare il reversal fortune per dare un vantaggio a loro? È quello che ritiri un dado? Sì. Tanto c'è tutto il tempo. Sì, sì, senza problemi. Ok. Avete un reroll quando io aspetto che arrivi e inizi a fare un dado quello che sta facendo e aspetto il cenno fuori quando inizia a contare. Io preparo l'arco comunque. No, io il tuo cenno è quando srotoli la pergamena. Io inizio a contare quando srotoli la pergamena. Ok. Che da lì che cominci a leggere, no? Allora mi metto proprio tipo sei tipo lanciatore del martello. Uso un void. Pronto. Io aspetto seduto con l'arco in mano. E vedete che effettivamente una persona sta avanzando seguendo il percorso che avete visto fare nella visione al seguace del Mao Tsukai. È vestito diverso da quello che avevate visto e da quello che avete interrogato. Vi sembra più che sia una persona qualunque, anzi vi sembra che sia una donna. E che stia avanzando continuando a guardarsi indietro. Ma noi ci va bene uguale. Oh no, forse deve essere una popolana.
Io ucciderei quello manuale, che sei adesso. Sicuro. Ce l'avete voi. Beh, ma non è che ristora la barriera senza fare niente. Possibile. Se questa arriva lì e comincia a far qualcosa, è lei. Ah, boh, lo sapete voi cosa deve fare. Non lo so, io sto aspettando. Scusa, Claudio, il codice di guerra cosa dice? In base, rispetto a cosa? Rispetto, in questo caso, nel senso, sono in guerra, ho facoltà di decidere di ammazzare un sospetto popolano che fa qualcosa di... Beh, un sospetto popolano io difatti non gli sparo, però vediamo no, cosa no, fa. È una domanda. Non è disonorevole farlo. Okay. Se è un popolano sì, se attacchi di soppiatto un altro samurai è disonorevole. No, ma io non voglio, nessuno vuole... Non è disonorevole farlo. Certo. Però... La coscienza. Voi avete una coscienza, vedete voi. Io aspetto finché non vedo che fa qualcosa che può sembrarmi ritualistico per fare... Non srotolo. Vedete che a un certo punto si ferma, si inginocchia, quasi cade a terra in realtà. Cosa volete fare? Scaglio la freccia. È l'ora in cui dovrebbe farlo, è il punto in cui dovrebbe farlo e sta facendo io qualcosa. Io sto fermo, mi guardo intorno per vedere se c'è qualcuno un po' più in lontananza che lo sta tenendo d'occhio. Fai una prova di percezione pura e o mi di gioco, caccia. E mi gioco un punto vuoto. Va bene anche caccia. Ah, la faccio anch'io caccia, se posso. Uè. No, ho fatto un 10, un 8. Credo che lo facciamo tutti. Un 8 e un 4. Perché ne tengo 5 buono. Perché ho usato il void. Un altro 10. Mi sa che l'ho ammazzato io mentre voi fate così. Cioè, l'hai colpito. Ma... Al massimo. L'hai colpita. Io gli ho tirato una freccia. Se io ho fatto 19. Io 25. 25. Ah, è giusto, posso anche ritirare aspetto, un dado perché loro. Avevo il reroll dell'area. Quindi ritiro l'uno e faccio tre. Nessuno la sta seguendo da qualche metro di distanza e vedete che appena lei cade a terra, lui scaglia la freccia prima che voi facciate qualunque altra cosa. La freccia colpisce questa donna che esplode in una specie di nuvola di sangue. Vedete che il corpo cade a terra, il sangue rimane quasi vaporizzato intorno a lei finché non inizia. No. Quello che avete visto fare di rinforzo della barriera non c'entrava nulla con tutto questo. Okay. Vedete che. Beh, normale non era. Il sangue ricade. Io lo ignoro e guardo a terra ancora più attentamente. Ed è magia del se c'è qualcuno in giro. No. Nessuno neanche a 200 metri che guarda la cosa. No, era una donna che mi case. Sì, è stata mandata lì. Non c'è molto. Cioè, se l'avessimo attaccata con una katana esplodeva. Ci sarebbe esplosa. Sì, nessuno l'avrebbe attaccata. No, credo che fosse una dimostrazione del fatto che anche lui sapeva cosa sa stavamo cosa stiamo decidendo facendo. Di fare. Come avevo detto. Va bene. Vabbè, abbiamo fatto gli sboroni e lui ha fatto lo sboro. Beh, in realtà hai fatto solo tu qualcosa, noi non abbiamo fatto niente. Vabbè, però ho vinto la comunque contro di voi. È vero, qual era la posta in palio? Ha vinto Isawa. Guardo male che vita. Rido compiaciuto. Tecnicamente è l'unico ad aver fatto, quindi è l'unico a poter vincere. Ma conta vabbè, come... Vabbè. Servitore della barriera, sapendo che era un cadavere ambulante animato dalla magia del sangue. Non ho idea di come funzioni la barriera, quindi ha vinto Isawa. Dai, andiamo, non c'è tempo da perdere. Solo perché non voglio sfidarti a duello per la tua decisione. E gli do un decentesimo di Koku. Sto cominciando a recuperare un frammento. Ci mettiamo in cammino? Non c'è tempo da perdere, direi. Ok, io... Voglio provare a fare un tiro di caccia perché voglio cominciare a sistemare trappolazze alla Rambo su i tronchi sul sentiero, roba che Predator. Roba che ammazzi gente a caso. Una scia di ciuda morti. Io invece ho una domanda. Cascano nelle trappole. 18. Inizia a mettere un po' di trappole e fai l'ultima domanda. Illusione token of memory. Sì. Posso fare l'illusione di un oggetto. Sì. Posso usarlo per depistarli, fargli perdere tempo quando cercheranno le nostre tracce? Dipende se devi essere lì quanto vicino, dura. Quanto dura e tutte quelle cose. Esatto. Pagina? Vabbè, poi lo vedo. Vabbè, dai, puoi lo anche vedere per la prossima volta, esatto. Perché quello che avete ascoltato era Fumble! Abbiamo giocato alla Leggenda di Cinque Anelli. E abbiamo un piano! Avete un piano per la prima volta. Incredibile. Alla 21esima sessione è arrivato un piano. Esatto, quasi plausibile, tra l'altro. Quasi plausibile. Seguendo le indicazioni che avevamo, esatto. In maniera accurata.
Comunque mi immagino la trappola illusoria. Se sei Mao Tsukai, leggi qui, scritto piccolissimo in caratteri 8. Siamo andati a destra. Esatto. Pix! Sessione. Finalmente passo di rank. Mi mancano tipo 3 punti per passare di rank. Vediamo un po'. Era ora. Ma il foglio di Xiang è dei punti di sessione. Dove è finito? Non lo so. Vabbè. Ce l'hai più. Sì, 7 punti mi mancano. Tu intanto... segna che tanto li guardiamo. Pix per la sessione. 1. Eureka. Per ogni elemento sportante scoperto sulla storia. Beh avete uno, scoperto due. Che lui ci vuole dentro. Che lui vuole voi proprio. No, perché esatto, dentro ci vuole morti. No, che vuole noi. Che l'esercito non sta andando verso nord. Sì. Esatto. Due, la storia di Xiang. Di come la è storia successo. Di Xiang. La storia di Xiang. 3. You're welcome. E che molto probabilmente lo zio di Akuse che è già nelle mani del Mao Tsukai. Sì, anche questo. Quello lì però è più il segreto di un PNG, anche di Xiang. Vabbè, li contiamo tutti e due insieme. Quattro. Vabbè, lì, che sta facendo un rito sottoterra, sotto il tempio. Beh, quello lì è appena che ha nascosto l'esercito. Quattro quindi, sì. Questo qui. Quattro. Interpretate i vostri svantaggi mettendo in situazioni difficili. Uno. Sì, bravo, Roberto. Beh, in realtà due, perché io poi ho anche giocato la carta scherzone del giusto, sì, e mi ha messo in situazione difficile perché io volevo uccidere. Io ho interpretato uno. L'essere un eremita e dire cose a cazzo di cane. Sì, sono andato lì e gli ho detto delle cose. Ma è un tuo svantaggio? Beh, minchia. Cioè, lo svantaggio? Ma questo non so se non mi sono scelto. O tutto. Solo sei tu. No, è che non me li sono mai messi davvero. Eh no, te li devi mettere, ti danno punti. Ti danno punti esperienza, so, quindi. Esperienza. Se te li metti, però devi giocarli. Per sì. Quello stavo facendo il casino con le pietre. Sì. Perché. Io devo fare casino. L'avevo capito. Solo che tu fai casino per avere un punto esperienza. Non abbiamo ucciso nessuno, direi. Non avete ucciso nessuno. Come l'ho ucciso? Tranne lui. Beh, magari era già morta. Allora, in teoria, se era kamikaze, moriva in ogni caso. Non lo sapete. Sì, ma lui l'ha ucciso. Vabbè, l'ha ucciso lui. No, a causa vostra. No, è a causa vostra. È a causa vostra. Va bene, grazie. Vado a perdere 3 picks. Se addirittura lo scontro con un altro mostro di tele ombra, abbiamo persi. Sconfiggete la nostra nemesi, no. Si vince in un duello. E no. Niente qua. Ok, niente qua. E con questi 8 punti. Ah, no. Non è che abbiamo sconfitto un onio, un mostro. Però un punticino che abbiamo evitato una donna kamikaze. No. Grazie. No. Però. L'avremmo evitata, non ci aveva visto. Era lì per far da esca. 5 punti. La donna kamikaze serviva solo a dirvi: guardate che lo so. Beh, io comunque arrivo lo stesso al rank 4. Io 8 li prendo. Perché? Mica li sommi lì. Devi spenderli 4, e poi sommi. Adesso li spendo. Non è detto. Se tu alzi uno di questo ti costa magari 20 punti, ma ti dà solo 10. Nessuno. Lui. No. Allora 4. Nessuno. Allora 5. L'unico modo che hai per farli contare tutti. Maledetta. C'è un modo, ma è molto zozzo. Se vuoi farli contare tutti come pick singoli, devi prendere... Quanti te ne mancano? 15 abilità o un punto? Ma sei fuori. Io l'ho fatto tipo con 6. Io c'ho furtività, investigare, giochi, intimidire, forgery, commercio, divinazione, attore, kenjutsu che non userò mai. Io canta storie e intimidazione a un punto, quindi. Comunque, quello che avete ascoltato era La Leggenda dei Cinque Anelli. Settimana prossima non giochiamo alla Leggenda dei Cinque Anelli, ma giochiamo a Simbarum. Simbarum. E però voi potete venire questo sabato alla USM a Sesto San Giovanni a giocare un po' a qualunque cosa in realtà, perché oltre a Clotos e Gattai c'è tutto il resto di Alleanza Games, c'è Convivio Ludico, c'è Game Masterclass, c'è tutto, c'è Scuola di GDR, siamo tutti là. Passate dalle 9:30 del mattino fino a dopo cena. Sì. E un tavolo lo trovate sicuramente. Condividete i video, condividete i podcast. Se vi piace quello che facciamo, fate delle donazioni a QWERTY, che è il network di cui facciamo parte. Recensioni su iTunes a 5 anelli. E poi ci vediamo settimana prossima. Grazie, buonanotte. Fambo!